Buongiorno a tutti, salve. Allora, io sono l'ingegner Lo Pilato della Gia Consulting SRL, una società di Napoli, sede a Napoli, che opera in tutta Italia utilizzando strumenti GIS e anche strumenti che riguardano, un po', mi è sembrato di capire che il target delle persone, insomma, che seguono questo corso siano ingegneri, architetti, geometri. Se c'è qualcun altro, qualche altra professione, scienze ambientali, qualcuno che studia scienze ambientali, in cui magari l'utilizzo del GIS viene già affrontato all'università, mentre io sono laureato in ingegneria civile edile, dove il GIS non sanno nemmeno che significa la sigla, ecco. E anche per questo mi sono fatto promotore presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma a istituire dei corsi formativi, anche perché da quest'anno gli ingegneri sono obbligati ad avere dei crediti formativi per la professione. Avere in mano sia perché fare dei corsi, spendere anche dei soldi per un qualcosa che è solo imposto ma non è utile, insomma, sembra una tassa quasi questa cosa qua. E il GIS oggi, ora non sto qui a spiegarvi quello che fino ad oggi altri docenti hanno esposto, quindi che cos'è, che strumento è, quali software sono necessari per mettere il territorio sotto molti, anzi innumerevoli aspetti. Faccio un esempio, molti di voi che hanno una preparazione CAD, quindi AutoCAD, ARCHICAD e quant'altro, quindi programmi e di disegno sono limitati a uno studio locale, che può essere un edificio, può essere una porzione del territorio, però finalizzato a se stesso. L'ambiente GIS è tutt'altra cosa, cioè è un'applicazione dello studio del territorio a vasta scala. Quello che fa la differenza con gli altri programmi e quello che io oggi cercherò di spiegare è che, oltre a saper usare un software GIS, è necessario sapere quali sono gli elementi da utilizzare come base per saper sfruttare al massimo le potenzialità. Oggi, diciamo, la figura che utilizza lo strumento GIS, per quanto riguarda la mia esperienza, è quella che è lo stato di fatto dei professionisti in Italia. Lo strumento GIS è utilizzato dai geologi o da laureati in scienze ambientali, anche e simili. Tutti gli altri, niente. Allora, che cosa succede? Anche nel catasto ci saranno delle lezioni in cui si sta cercando di informatizzare la banca dati, perché quello che non è altro che usare gli strumenti GIS è saper usare una banca dati, una banca dati di qualunque cosa. Quindi aver chiaro cos'è uno strumento GIS e cos'è una banca dati, possono essere pensati innumerevoli progetti da proporre a chiunque, a enti pubblici, a privati, a chi ha interesse ad avere uno studio immediato del territorio, cosa che fino ad oggi le modalità sono arcaiche, chiamiamole così. Gia Consulting è una società in cui la sigla Geologia Ingegneria Ambiente cerca di unire più aspetti. Per adesso, diciamo, ambiente è quello che è. È una società in cui in questi settori anche l'ingegneria, che fino adesso del GIS non ha avuto delle applicazioni,
oggi possono essere utilizzate. Partiamo dall'ingegneria, che è il mio campo. Io ho fatto ingegneria strutturale per tanto tempo, però è finalizzata a una struttura. Oggi, per esempio, monitorare una struttura può essere fatta con altre tecnologie. Chiaramente è pensato un po' più in grande. Immaginiamo una città storica in cui c'è una frana in corso, c'è un movimento del terreno, c'è un dissesto, c'è una qualunque cosa che crea rottura negli edifici. E fino adesso cosa si può fare per questo? Si va sul posto con i tecnici, con gli ingegneri e si fanno dei monitoraggi puntuali. Ci sono altre tecniche in cui possono essere monitorati da piattaforma aerea. Ora parlo un po' anche in generale, poi affronteremo tutti gli aspetti del monitoraggio delle strutture. Da strumentazione a terra, tutti conoscono un marchio, quale può essere Leica. Leica fa il laser scanning. Un laser scanning altro non è che può essere utilizzato in archeologia, in monitoraggio ambientale, in cui altro non fa che una modellazione 3D del contesto. Una città può essere anche fatta con altre tecniche, quindi con dei cedimenti strutturali anche importanti. E le tecniche attuali sono tecniche molto costose per far ciò, quindi l'approccio può essere in linea di massima diverse su larga scala. E Gia Consulting è una società in cui si cerca di applicare tutte le più moderne e innovative tecniche per affrontare le problematiche ambientali, ingegneristiche, insomma, a più aspetti, perché oggi una società deve essere in grado di guardare avanti, perché il mercato è fermo, come ben sappiamo. C'è molta concorrenza, quindi bisogna cercare, chiamiamola innovazione, anche dal punto di vista di approccio del problema. Gli strumenti oggi ci sono tutti per fare questo. Quello che Gia Consulting ha fatto è applicare l'innovazione a quello che è un campo già saturo. Anche la geologia, gli studi di geologia oggi che operano sul campo sono, come tutti gli altri settori, fermi in quanto il lavoro stesso è fermo. Che significa applicare innovazione parliamo di casi concreti. Ci sono delle metodologie che sfrutta diciamo il laser scanning da aereo. Allora, per analizzare una porzione di terreno dall'aereo, i tempi e i costi sono ridotti. E questo fa sì che tramite strumenti appunto GIS, in cui si interpretano i dati rilevati da aereo, consente una successiva analisi mirata del professionista. Ora magari sto andando molto in generale, perché poi nello specifico entreremo in quello che può essere lo studio del territorio. Allora, il tema che oggi affronto sono appunto come utilizzare i dati presenti in Italia, quindi dati territoriali, tramite strumenti GIS. Perché si può essere anche bravi a utilizzare software, comunque anche molto costosi, come possono essere i prodotti della ESRI, oppure prodotti open source, che sono appunto gratuiti, però è necessario, oltre a saper usare il software, a capire come utilizzare il software. Perché un programma come AutoCAD, io parto da zero, dal foglio bianco o nero, a seconda di come avete lo sfondo, parto da zero.
costruisco, invento, studio, però si può costruire un progetto dal nulla. Con ArcGIS, per esempio, o con altri software open source, che altro non è che un software che genera solo punti, linee e poligoni, bisogna avere una banca dati e costruire un progetto. Sembra banale andare a fare dei cerchietti su una cartografia, dei cerchietti, delle linee, delle perimetrazioni, dargli degli attributi, però così si costruisce un progetto, perché l'insieme di tutte queste informazioni è un progetto in cui è finalizzato a costruire una banca dati. Allora, il dissesto idrogeologico, in cui viene studiato tramite il dato LIDAR e il dato PS. Voi conoscete che cos'è un dato LIDAR? Qualcuno sa di che cosa sia? Nessuno? Allora, il dato LIDAR, Light Detection and Ranging, sono allora, è uno strumento montato su una piattaforma aerea in cui fa uno scanning del territorio. E il piano straordinario di telerilevamento, che da molti anni, in seno al Ministero dell'Ambiente, è un progetto in cui si studia il dissesto idrogeologico tramite il laser scanning del territorio. Vado un po' nel pratico. Nel momento in cui c'è un'alluvione, un'esondazione, altro non è che gli argini del fiume in cui la piena non viene trattenuta. Il modello digitale del terreno, che è il risultato che dà il laser scanning, dà una modellazione del terreno in 3D. Altro non è che anche con vegetazione, con edifici, quindi uno scanning del terreno con una precisione di un punto al metro quadro fino ad arrivare a 10 punti al metro quadro a seconda delle applicazioni. E si riesce ad ottenere una modellazione precisa in quota di più o meno 15 cm e in superficie di più o meno 30 cm. Questo che significa? Che volendo fare una modellazione idraulica, io so perfettamente gli argini di un fiume come sono modellati, perché in altra maniera sarebbe impensabile andare a studiare un argine come strumento di misura. E con software di modellazione idraulica io riesco a simulare un'esondazione, e quindi ho un determinato punto del fiume, allora, che passa vicino a un comune. In quel punto io so che con una piena il fiume può esondare, invadere un paese, una. Specialmente stiamo vedendo in Italia con fiumi che esondano. Quindi il progetto, che è nato parecchi anni fa con finanziamenti dello Stato, perché qua l'ha sottolineato, perché lo Stato che ha investito fino adesso più di 40 milioni di euro per creare una banca dati per la difesa del suolo. Il progetto quindi si diversifica in due parti. Il primo è l'acquisizione del dato leader, come ho appena detto, in cui si ha una modellazione del terreno, però l'utilizzo di questo dato, che ormai è diffuso non solo in tutta Italia, anzi è molto diffuso all'estero, in cui i progetti che gli altri paesi hanno per l'utilizzo del dato LIDAR sono innumerevoli. Più avanti, e ne parleremo, può essere spunto anche per un professionista all'utilizzo del dato. L'altro aspetto è il dato da satellite. Il dato da satellite, che è il dato PS, Permanent Scatters,
sono dati in cui il satellite passando sul territorio, anche lì fa uno scan del territorio in modalità che anche qui vedremo successivamente nel particolare in che maniera vengono effettuati, in che frequenza, in che maniera vengono anche validati questi dati. Questo è un dato che interessa molto il professionista, in particolare il geologo, lo strutturista, l'ingegnere strutturista, il progettista, perché una mappatura del territorio sull'analisi dei movimenti lenti del terreno, movimenti lenti che possono essere visti dal satellite. Parliamo di millimetri all'anno. Una frana che avviene in maniera rapida non può essere monitorata. Questi movimenti possono essere sia orizzontali, nel senso movimenti sul terreno orizzontali, sia di subsidenza, subsidenza che è in cui il terreno si può avvicinare al satellite o allontanare dal satellite di pochi millimetri e si misura la velocità per cui questo avviene. Da questo cosa ne scaturisce? Ne può venire uno studio degli edifici. Io vivo a Roma e vedendo questo dato, la velocità di questi puntini sul territorio si vedono in alcuni punti della città dove il terreno si muove, dove gli edifici si muovono, dove sono inclinati. Beh, è risaputo in alcune zone, però si tocca con mano questa cosa, perché le motivazioni possono essere tantissime. Ci può essere un cedimento del terreno dovuto a una falda, dovuto a movimenti argillosi. Possono essere innumerevoli i motivi conosciuti e sconosciuti. E appunto, solo in questa maniera si riesce a dare una motivazione del fenomeno. Questo serve anche a capire quando una frana, anche di una montagna, di un qualunque versante avviene, quando questa si ferma, perché il satellite passa con una frequenza oggi col satellite Cosmos SkyMed di 16, un passaggio ogni 16 giorni. Quindi è chiaro che un movimento rapido non può essere letto dal satellite, se no avremmo tante altre applicazioni che non è possibile altrimenti prevedere. Quindi questi sono i due strumenti in cui il professionista riesce a dare un'interpretazione di un dato acquisito, un dato che è la cosa importante, che è pubblico. Oggi quello che manca sono le basi per costruire un qualcosa. Se lo Stato ha investito milioni di euro per acquisire del dato, lo ha fatto sia per le pubbliche amministrazioni, sia quindi per governare il territorio, per evitare dissesti. Qualche anno fa si parlava di uno stanziamento per sanare il dissesto idrogeologico di 500 milioni di euro, dove le regioni commissariate avevano a disposizione, in base alle domande presentate dai comuni, una quantità di fondi da spendere per il dissesto. Questo è in atto, a dire il vero. Quindi ci sono in corso presentazioni di progetti per sanare il dissesto idrogeologico, quindi dovuto a esondazioni e a frane. Questo è un processo lungo, come ben sappiamo, comunque quando c'è di mezzo un comune che deve presentare dei progetti, sì, presentare un progetto in cui non si ha evidenza visiva del suo operato, ma una sorta di prevenzione a una possibile catastrofe, diciamo, non è ben visto dalle amministrazioni, perché all'occhio del cittadino è solo una prevenzione di un disastro. Ecco, questo è il.
Quindi questi sono i dati IPS e LIDAR. Ora, le applicazioni possono essere innumerevoli. Qua, per esempio, ci sono dei dati IPS in cui in una determinata zona, a seguito di estrazioni del gas, si è avuto una modifica della geologia del terreno e il terreno superficiale ha avuto un movimento, in questo caso di subsidenza, cioè dall'alto verso il basso. E si vede dalla schermata colorata in cui nella parte rossa c'è stato questo movimento di millimetri l'anno. È una carta in cui visivamente si vede il fenomeno, perché l'uomo agisce sul territorio, vuoi le costruzioni, vuoi l'estrazione di qualunque gas. E comunque vengono fatte anche costruzioni in punti in cui si può provocare danno all'ambiente. Danno all'ambiente è generico, però poi i danni possono essere anche, le conseguenze possono anche essere, si possono sviluppare negli anni, decenni, e non ce ne si rende conto di questa cosa. Le applicazioni, ecco, questo era il discorso che le dicevo, quei puntini rossi sono i movimenti del terreno. Allora, questa differenza è fatta da due diversi satelliti, perché comunque l'acquisizione da satellite del dato IPS viene fatta diciamo che il Ministero lo acquisisce dal 1992 ad oggi. La tecnologia cambia, sono passati parecchi anni, quindi l'accuratezza del dato, col crescere dell'innovazione è più precisa. Come fa il satellite a vedere questi puntini? Sono puntini fissi in cui è più facile in una zona urbanizzata identificarli, quale può essere uno spigolo di un palazzo, può essere un punto fermo, in campagna o in collina può essere una roccia, cioè un movimento in cui il satellite, io passo oggi col satellite e lo vedo fermo, passo fra 16 giorni, se quel punto è esattamente nelle stesse coordinate dove stava 16 giorni fa, quel punto è fermo, è chiaro. Se dopo 16 giorni si è spostato di un millimetro e dopo altri 16 di un altro millimetro, riesco a tracciare un percorso e del suo movimento, quindi riesco a vedere la velocità, a leggere la velocità e la direzione di spostamento. Questo è tutto uno schema di validazione in cui ci sarà una presentazione apposta, perché questo è un dato che leggo da satellite. Allora, tutto quello che leggo da strumentazioni a vasta scala, quale può essere una piattaforma aerea con laser scanning, quale può essere un satellite, ha bisogno delle validazioni a terra, perché io non posso dire quel punto si muove con certezza o quei punti si muove, perché non è mai un punto solo in un contorno, ma sono più punti, quindi è necessario comunque una verifica. E questo può essere anche strumento di lavoro per un professionista, capire come si utilizzano gli strumenti GIS per imparare a fare un'analisi e una verifica del territorio. Oggi GIA Consulting fa questo, cura il project management del piano straordinario in cui cerca di validare questi dati da satellite e da aereo con professionisti a terra che vanno a controllare quello che può essere un fenomeno di dissesto, una perimetrazione del dissesto. Un altro progetto che GIA Consulting sta affrontando è il monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate. Qua lo strumento GIS è relativo a uno studio del territorio in cui vengono individuate e perimetrate delle aree. Ecco, ArcheGIS è uno strumento di individuazione, di studio, di progetto che insieme ad altre informazioni dà un risultato. Le aree inquinate. Allora, oggi il tema dei rifiuti è importante, diciamo, è sotto i riflettori, specie nella regione Campania, con la Terra dei Fuochi, in Calabria, anche in Puglia, insomma, in tutta Italia da decenni
le discariche abusive aumentano e le industrie cercano a non spendere per smaltire in maniera speciale questi rifiuti e tendono a distribuirli sul territorio. Una distribuzione che va dal seppellimento sotto gli edifici, da sotto le scuole. Ora tutti vediamo i telegiornali e vediamo le conseguenze della statistica, quindi dei casi tumorali che ci possono essere per questo problema che nel tempo rimane tale. Qualche mese fa un pentito in campagna ha detto che la malavita ha seppellito nella terra dei fuochi del materiale è radioattivo, è successo un allarmismo generale. Allora, o c'è una persona che dice lì è sepolto qualcosa, le forze dell'ordine vanno con una ruspa, scavano e trovano, se no per il resto è come cercare un ago in un pagliaio. Oppure quando si fa uno scavo per costruire qualcosa si trova una discarica. Hanno dichiarato che hanno sepolto rifiuti a 40 metri sottoterra, che è una cosa terribile, cioè sarà impossibile trovare, però il terreno assorbe questo materiale e rimane lì per sempre. Quindi questo progetto cosa fa? Tramite piattaforma aerea viene collegato un due tipi di strumenti, uno strumento che è un magnetometro in cui fa uno scanning del territorio per rilevare materiale ferroso sottoterra, fino a 20 metri sottoterra. Materiale ferroso di qualunque tipo, quindi ecco dove viene l'utilizzo poi dell'operatore, del tecnico che utilizza gli strumenti GIS. Tramite cartografia di base, tramite altri progetti, tramite tutta una serie di strati cartografici, io riesco a escludere tutti quegli elementi che non sono anomali. Perché se io passo sopra una fabbrica che lavora il ferro, oppure anche sopra le condutture dell'acqua per irrigare i campi, l'aereo me lo percepisce. Però non è rifiuto se è sepolto. Ci sono altre aree in cui si riescono a vedere dei campi perfettamente coltivati dove si vede che sottoterra c'è sepolto qualche cosa. Quindi immaginiamo dalla differenza tra ieri e oggi. Ieri per trovare queste cose si andava su indicazioni di qualcuno oppure per caso si scoprivano delle discariche abusive. Oggi in questa maniera, quindi anche tutte le procure d'Italia si stanno mobilitando a acquisire questa nuova tecnica, si riesce a scoprire se ci stanno fusti sepolti. Poi ci sono tante altre attività che sono necessarie per validare anche qui il dato che viene rilevato da aereo, quindi anche qua ci sarà una verifica a terra per effettivamente capire di cosa si tratta. L'altro strumento collegato alla piattaforma aerea è uno spettrometro, quindi per l'analisi degli isotopi, quindi del radioattivo che c'è nel terreno. Questa è un'informazione un po' più delicata perché qui non è la materia mia, è la chimica, però gli isotopi hanno una durata limitata, sono tanti i fattori e le variabili che incidono, però qui la cosa si fa più interessante perché si riesce ad analizzare, a vedere del materiale tossico, quindi anche qui si va a supposto e nel momento in cui si valida ciò che la piattaforma aerea ha visto, scattano i sequestri, gli arresti, perché è inquinamento. Quindi capiamo che dalla piattaforma aerea possono essere collegati tanti, tanti strumenti, anche la termografia, quindi io dall'aereo riesco a captare le temperature del terreno e a leggere il dato. Dalle temperature del terreno possono essere innumerevoli le fonti. Si riesce anche a rilevare, per intenderci, se un campo ha del materiale di scarti di animali, perché comunque
devono essere come concime, con innumerevoli situazioni. Con la termografia si riesce anche a monitorare questo. Insomma, sono tante le applicazioni che comunque, ora ho cercato di essere generico sulle attività che fa GIA Consulting. Quindi oggi il professionista deve essere in grado di applicare le moderne tecniche per riuscire a essere competitivi. Oggi lavorare con un qualcosa che è diffuso, è saturo, cioè oggi il mercato, come sappiamo, è fermo, l'attività è ferma. E specialmente i giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro, venendo da una scuola vecchia, perché l'università, a parte qualche ateneo, tiene corsi vecchi. Cioè, la stessa facoltà di ingegneria e architettura, di cui nemmeno spiega, cioè io vorrei chiedere se qualcuno ha avuto qualche lezione sui sistemi di riferimento sulla cartografia, ingegneria e architettura. C'è stato qualcosa? Io ho fatto ingegneria civile e di sistemi di riferimento se ne è parlato solo in fisica. Il GIS. Strumenti GIS non vengono spiegati, l'esame di informatica a un ingegnere civile è la programmazione in Java, in C++, l'utilizzo del software è marginale. Ok, tu devi fare l'esame, fallo come ti pare, a mano col computer, te lo fai fare da un altro, a noi non ci interessa. Cioè, non sto generalizzando perché purtroppo sono casi, però oggi l'utilizzo di strumenti, di software per fare qualunque cosa è fondamentale. Oggi c'è un software per fare tutto, compri uno strumento, noi in società stiamo acquisendo strumentazione nuova. Prima lo strumento andavi, rilevavi, leggevi le misure e le riportavi in una relazione. Parliamo di geologia e quant'altro che possono essere gli strumenti di rilevazione da campo. Oggi tutto questo viene acquisito tramite dei software e ogni strumento che rileva in campo ha un GPS collegato. Oggi tutti i telefonini hanno un GPS. Perché? Perché l'utilizzo può essere sia social, però può essere anche funzionale. Ci sono tante, tantissime applicazioni che utilizzano il GPS per fare qualunque cosa. GIA Consulting ha sviluppato da poco un'app, che ancora non è pubblicata, però vi spiegherò la modalità per scaricarla, per utilizzare sul campo o un tablet o uno smartphone dotato di GPS interno o anche la possibilità di collegare un GPS esterno, perché la sensibilità del GPS cambia da apparecchio a apparecchio. È chiaro che il GPS di uno smartphone è sensibile fino a un certo punto, nel senso se devo fare uno studio, un'attività di campo, ho necessità di avere accuratezza della posizione e del track delle posizioni, perché creo un progetto e deve essere il più preciso possibile, per evitare di andare per esempio sul campo con carta e penna oppure con uno strumento GPS a mano, dove a mano mi segno le coordinate e poi successivamente faccio un'elaborazione caricando le coordinate che ho. Oggi un telefono scatta una foto e te l'associa a una posizione. E metto le foto su un qualunque software GIS e mi posiziona la foto, lo fa anche l'iPhone questo mi sembra, sul luogo, la foto della posizione in qualunque parte del mondo l'hai scattata. Quindi è chiaro che da un bel po' di tempo la tecnologia GIS è entrata nel quotidiano per intrattenimento, per tante cose, però anche nel mondo del lavoro è fondamentale. Anche per lo studio, io stando a Roma, no, come tante grosse città d'Italia, gli incidenti stradali sono tanti. Quindi
Ci sono degli incroci dove ogni mese c'è un incidente, dove ogni tanto spuntano dei fiori. Allora, e il comune cosa fa? Quell'incrocio, perché succede quello? Allora, può essere un progettino per un comune, creare una banca dati collegata con, naturalmente, con l'amministrazione, in cui vengono monitorati con dei semplici puntini su una cartografia tutti gli incidenti. Ok, che cosa ho fatto? Dopo un anno vedo che in determinate zone, a ogni incrocio, a uno stesso incrocio ci sono più incidenti. Allora io in amministrazione vedo che a quell'incrocio ci sono, nell'anno 2013 ci sono stati 4 incidenti. Vado a interrogare quei punti e vedo che 2 sono stati mortali. Allora io in amministrazione intervengo e faccio qualcosa. Tolgo il semaforo, metto una rotatoria, allora l'incidente lì non ci sarà più e l'anno 2014 non morirà nessuno. Ora, prendendo un caso eclatante, questa cosa diffusa su tutto il territorio, cioè un amministrativo, un tecnico, come fa a capire dove intervenire se c'è un problema? È chiaro che la stessa manutenzione delle strade. Un censimento. Ok, io faccio un progetto in cui censisco tutto il dissesto stradale che c'è nella viabilità, che può provocare problemi, può provocare incidenti, posso capire dove sono intervenuto oggi e intervengo fra un mese sullo stesso punto. Cambia l'amministrazione e che ne sa l'altra amministrazione di quello che è stato fatto? Cioè, ecco dove vengono in aiuto gli strumenti GIS. Basta che apro un qualunque programma GIS, carico una cartografia, che poi ogni progetto ha una cartografia di base, che può essere un ortofoto, può essere una mappa stradale, possono essere entrambi. E poi tutte altre informazioni che, anche incrociate tra di loro, mi danno un risultato. Uno studio. Questo si chiama governo del territorio. È un modo più intelligente per governare il territorio, più immediato, più mirato e poi soprattutto meno dispendioso. Tutte le infrastrutture d'Italia. Io immagino che, non so se ne avete mai sentito parlare, l'Enel, che ha tutta la sua infrastruttura di rete elettrica, negli anni ha delle persone che a piedi camminano lungo la linea per vedere, può essere dei cedimenti, una rottura, un qualcosa. Si chiamano camminatori. Cioè, la rete camminano per chilometri e chilometri. Un semplice volo aereo riesce a vedere, anzi, 2 voli aerei, perché la cosa importante quando io costruisco un modello digitale del terreno è per vedere un cambiamento, la cosa importante è la ripetizione dell'acquisizione, perché solo così, per differenza, io riesco a leggere qualcosa. La stessa costa italiana. Se andate a vedere semplicemente delle ortofoto degli anni, vedete che in alcuni punti del litorale italiano la costa ha avuto un'erosione anche di parecchi metri in alcuni punti. Quindi lo strumento per vedere una differenza è semplice: fare delle acquisizioni continue. Ecco perché un progetto che nasce con lo spirito comunque di una prevenzione, di una costruzione, di una prevenzione, deve essere continuativo nel tempo. Quindi la volontà da parte dello Stato di fare questo tipo di studio e di analisi c'è, però bisogna mettere anche in condizioni, e qua è la cosa grave, bisogna mettere in condizioni tutti, ovvero le pubbliche amministrazioni locali, a capire e a utilizzare questi strumenti. Oggi i tecnici delle amministrazioni, io ho fatto parecchi convegni negli anni,
presso comuni, presso enti, in cui diciamo, chi ascoltava erano tecnici comunali, in cui non ne sapevano nulla degli strumenti che avevano in mano per il governo del territorio. Quindi, non ne sapendo nulla loro, anche i tecnici di conseguenza non si pongono il problema. Ecco che cosa dovrà cambiare negli anni per avere uno strumento forte e anche un adeguato parco tecnico che sappia utilizzare quello che lo Stato ha in mano. Facciamo un'altra. Allora, quindi abbiamo parlato fino adesso insomma, di dati, gli strati informativi territoriali. E naturalmente ci sono delle normative, e delle leggi, dei decreti attuativi che regolamentano tutto ciò. E qualcuno ha mai sentito parlare di SPIRE? No? Allora, è una direttiva a livello europeo del 2007 in cui oggi la cartografia ce l'hanno tutti. Andiamo nei siti, andando su internet, sui siti regionali, siti comunali, troviamo WebGIS, troviamo cartografia di qualunque genere. Abbiamo un'informazione sparpagliata. Allora, qualcuno ha detto no. Allora, ci deve essere in Italia un raccoglitore. Allora, uso termini un po' più semplici inizialmente per spiegare di che si tratta. Se io so cosa cercare, dove cercare, ho facilità a prenderlo. Se non ho la più pallida idea di cosa devo cercare e tantomeno dove andarlo a cercare, io professionista, cioè, non sono in grado di utilizzare degli strumenti. La cartografia posso essere anche io a pubblicare qualcosa, a mettere delle informazioni sulla rete, però non sono valide, non sono corrette, non sono validate. Quindi ogni dato caricato si chiama metadato. Metadato perché avete già sentito parlare in questi giorni di magari questo termine, in cui è una carta d'identità del dato. Carta d'identità significa chi l'ha creata. E quando l'ha creata, di che si tratta e principalmente il dato dove sta. Allora, la direttiva Inspire vabbè, qui sono i cinque principi fondamentali che la direttiva europea si è ispirata. Gestione più efficiente. I dati vanno raccolti una sola volta. Perché? Si trova lo stesso dato ripetuto centinaia di volte su altrettanti siti e altrettanti enti e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente. A me non serve pubblicare soltanto il dato, il dato deve essere anche gestito, aggiornato. Interoperabilità. Deve essere possibile combinare i dati provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti e applicazioni. Condivisione. Deve essere possibile la condivisione di informazioni raccolte da diversi livelli di governo. Perché se io non condivido un dato, il dato è fine a se stesso, lo tengo nel cassetto e la finisce. Quindi si crea poi un rapporto uno a uno. Io ho il dato, a te serve il dato, me lo chiedi e te lo do. Cioè il dato deve essere condiviso anche perché l'informazione che deve essere utilizzata non è mai una sola, ma sono innumerevoli. Abbondanza e fruibilità, informazione geografica necessaria per il buon governo deve esistere ed essere realmente accessibile a condizioni che non limitano il possibile uso. Non ci devono essere limitazioni. Chiaramente il dato deve essere, ispirato da delle regole, il dato deve essere gestito e deve stare
dove è stato creato non deve essere trasferito, perché nel momento in cui il dato viene trasferito, viene modificato, si crea un altro dato a sua volta. Reperibilità dell'accesso. Deve essere facile individuare quali informazioni geografiche disponibili, valutando l'utilità per i propri scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed usarla. Quindi, come dicevo prima, l'infrastruttura dei dati è costituita da metadati che descrivono il dataset dei dati territoriali, serie di dataset e servizi. Interoperabilità di dataset e servizi che assicura a tutti i dataset e i servizi possono essere facilmente condivisi e utilizzati da tutti gli stati membri. Perché questa è una direttiva europea. Se un rappresentante, un altro stato, ha bisogno di avere delle informazioni del territorio italiano, allora se già un italiano ha difficoltà a reperire dei dati nel proprio paese, figuriamoci negli altri stati che succede. Cioè, non, si brancolano nel buio. Ecco perché si sono date delle linee guida e delle regole per la gestione del dato. Beh, qui ci sono tutta una serie di regole di implementazione della direttiva Inspire che non, nemmeno mi ricordo, ma nemmeno penso interessa leggerli a voi. Che succede? Che col decreto legislativo numero 32, quindi con il ricepimento delle direttive Inspire, viene individuato in Italia il Ministero dell'Ambiente, il geoportale nazionale, l'ex portale cartografico nazionale, come punto di accesso ai dati territoriali dell'Italia per l'estero e di conseguenza come unico punto di accesso per l'Italia, anche per gli italiani. Quindi, infrastruttura dati nazionali per l'informazione del territorio e il monitoraggio ambientale. Quindi ci sono una serie di servizi in cui vengono offerti dalla pubblicazione dei dati. Vabbè, successivamente al decreto c'è il decreto alluvioni, il decreto legislativo 49 del 2010, che è una direttiva, dove le autorità di bacino, tutte le autorità di bacino mettono a disposizione sul geoportale nazionale i dati territoriali relativi alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Perché per prevenire un dissesto è necessario capire il territorio, leggere il territorio. Quindi le autorità di bacino sono stati promotori, quindi con la redazione dei PAI, quindi dei piani di assetto idrogeologico che sono in continuo mutamento, nulla toglie che anche gli attuali PAI sono obsoleti perché il territorio cambia, perché ok, viene perimetrata un'area, però effettivamente negli anni, perché parliamo di perimetrazioni anche vecchie, non corrispondono a quello che poi effettivamente è l'andamento del territorio e quindi del dissesto, perché sennò sarebbe facile. Anzi, in tante situazioni già si conoscono le aree a rischio, dove qualora ci sia un'alluvione e un'esondazione si possono avere milioni di euro di danni e morti, si conoscono questi dati. La cosa difficile è intervenire per sanare questo problema, quindi bisogna fare degli interventi e purtroppo gli interventi là costano. Fare un intervento che magari eviti un'esondazione ha un suo costo, un suo tempo e anche una sua burocrazia. Come dicevo prima, il dato senza informazioni relative è inutilizzabile. Posso avere un progetto con un dato in cui io ho messo dei puntini che mi danno delle informazioni, però se queste non sono correlate dal metadato, sono inutili. Meta dal greco meta, oltre dopo, più dal latino dato, datum, informazione. Quindi questo è il termine che viene dato in cartografia al metadato. Sono dati territoriali dei servizi, devono contenere una serie di informazioni principali, devono avere conformità dei set,
di dati territoriali, condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei dati territoriali del servizio e degli eventuali canoni corrispondenti, qualità e validità dei dati, autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei dati e servizi territoriali. Questo è fondamentale, perché il dato deve essere gestito, cioè si deve sapere chi è il padre. Ed è una regola che ha imposto l'Europa, quindi limitazione all'accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni. Quindi se il dato non è accessibile al pubblico, bisogna dare le motivazioni per i quali non è accessibile. Fino a poco tempo fa, siamo in fase di cambiamento con l'utilizzo del dato pubblico. E prima c'erano gli enti federati, che potevano essere tanti, che insieme al geoportale creano una cooperazione, perché il geoportale è altro non è che un raccoglitore di dati, non vengono acquisiti sempre, ecco perché la ripetizione del dato c'è e purtroppo non bisogna spendere per una stessa cosa più volte se il dato esiste. Lo stesso piano straordinario di telerilevamenti in cui lo Stato spende milioni di euro, poi scopri che le regioni per un'area interessata post alluvione decide di investire per fare dei voli aerei e monitorare per conto suo l'area. C'è un progetto nazionale che fa questo, quindi ci deve essere una condivisione del dato, però negli anni, piano piano, si sta riuscendo a cooperare, a creare una banca dati centrale. Non si sta cercando, si è riusciti già a fare una banca dati centrale. Quindi sia il geoportale che gli enti hanno dei dati e generano dei metadati con dei servizi. Allora, la creazione dei servizi, il dato non viene trasferito. Quindi voi che potete andare benissimo, ora non ho la connessione a internet, se no facevamo anche una simulazione di come si può avere accesso al dato. Tramite servizi di WMS, dove si accede online a questi dati, si può utilizzare la cartografia presente sul geoportale, che è il raccoglitore di tutte le cartografie pubblicate, e costruire dei progetti. Quindi una qualunque idea che possa venire e essere proposta a chiunque, anche un libero professionista. Io ho fatto l'esempio degli incidenti prima delle strade, ma possono essere tante le cose in cui devo avere una cartografia di base oppure uno strumento che mi può essere da supporto per costruire un progetto. Ecco, l'utente finale è sempre quello che è interessato, in cui fa una ricerca di metadati al geoportale. Il geoportale, magari, se non ha il dato in seno alla sua infrastruttura, indica quale ente federato possiede il dato e lo indirizza tramite la propria infrastruttura. Sono tanti in Italia, per esempio, Venezia con l'Atlante della Laguna. Ha presentato un atlante, vabbè, è una presentazione in cui archeologica, lagunare, ha una serie di finalità, però alcuni dati vengono presi dal geoportale tramite un servizio di WMS, puntano i loro server presso il geoportale na nazionale e utilizzano il dato, costruiscono un progetto. Quindi non per forza è necessario che il dato sia il locale sul proprio computer, perché noi siamo abituati a lavorare così. Chi ha un progetto lo crea in AutoCAD, in qualunque altro software, lavora in locale. Col GIS non bisogna ormai, dobbiamo uscire dal locale. Infatti il WebGIS, che è uno strumento online, diciamo, è un mondo aperto, ha innumerevoli funzioni. Oggi la banda consente anche questo, perché pensiamo una decina di anni fa, in cui avere accesso a strati cartografici era impegnativo, quindi visualizzare dati che avevano un certo peso era impossibile, e lo poteva fare un'infrastruttura da casa a malapena si
si navigava discretamente in internet 20 anni fa, 15 anni fa. Oggi anche dal cellulare si va a velocità elevata, quindi tutto è reso più facile. Quindi si ha una ricerca dello strato cartografico e si fanno le richieste su internet, si richiedono queste mappe. E poi da lì inizia il lavoro. Il piano straordinario di telerilevamento, che è un progetto, è un disegno di legge del 2002, quindi in seno al Ministero dell'Ambiente, in cui diciamo era il promotore, insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, perché la Protezione Civile diciamo è direttamente interessata a quello che può essere un post evento, quindi una prevenzione è fondamentale per ridurre i danni. Tutte le regioni d'Italia e chiaramente le province autonome. Allora, gli obiettivi sono la realizzazione e l'aggiornamento di un'ampia base dati ad altissima risoluzione, LIDAR e interferometri. Sono le due tipologie di cui ho parlato prima. LIDAR per le esondazioni, per il dissesto dalle esondazioni, e interferometrici per le frane. Chiamiamoli in queste due categorie, esondazioni e frane, che copre l'intero territorio nazionale a supporto dei processi decisionali riguardanti l'ambiente e il territorio, in particolare il dissesto idrogeologico. Identificazione delle metodologie di analisi comuni, utile alla realizzazione di strumenti condivisi e finalizzati alla produzione di risultati confrontabili, integrazione di dati acquisiti attraverso piani mirati di telerilevamento e banche dati già realizzate in corso di realizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, fruibilità e condivisione del dato tramite il geoportale nazionale a tutto il comparto della pubblica amministrazione. Questo dato non serve solo a questo. Io ora, diciamo, visto che ci sono un po' di ingegneri, architetti, geometri. Il dato LIDAR dà un modello digitale del terreno. Ok, può essere utilizzato per studi per studi idraulici e modellazione idraulica, ma pensiamo alla costruzione di un viadotto in cui ho due versanti in cui, come primo studio, devo andare sul ruogo e fare un rilievo. Io ho già col dato LIDAR un modello del terreno preciso, in quota più o meno 15 centimetri. Quindi io già con questo dato posso, se senza recarmi sul cantiere, in fase di progetto preliminare parliamo, fare uno studio e progettare anche strutture. Quindi posso ed è capitato, progettare una struttura in cui devo fare delle fondazioni. Devo fare dei pali e micropali, ok, ho dei fiumi nelle vicinanze. Io, progettista, mi preoccupo, ma se succede un'esondazione, che succede alla mia fondazione? Con i pali o i micropali che ho deciso di mettere a 5 metri e non a 10? Come regge la struttura? Ma questa struttura è un edificio pubblico, è un ospedale. Non sto parlando di un caso generale, sto parlando di un caso reale in cui la ditta di costruzione si è fatta, in Veneto mi sembra, questo problema. Allora, capire che quell'area può essere facilmente inondata da un fiume vicino mi consente di prendere ulteriori precauzioni nella costruzione strutturale. Quindi, nelle fondazioni, tengo conto anche di questo fattore, è uno strumento importante naturalmente nei territori dove c'è questo rischio. Chiaramente, se non ho un fiume nelle vicinanze di un po' di chilometri, non c'è questa necessità, però in tante altre zone oggi costruiscono agli argini di fiumi, costruiscono città, le città, i fiumi stanno dentro le città storicamente, le città vengono costruite intorno ai fiumi, insomma le più grandi città d'Europa sono costruite intorno a un fiume perché era una ricchezza prima il fiume. Oggi è solo estetica, anzi è anche un danno, perché nel momento in cui ci sono delle alluvioni a Roma negli ultimi anni io sto vedendo il Tevere che
in televisione dà un effetto dal vivo, vedendo che sta parecchi metri sotto, di solito vederlo quasi a livello della strada è inimmaginabile il danno che potrebbe fare. Quindi su una città si sta attenti a queste cose, però in tutto il territorio italiano questo non avviene. Ora andiamo ad approfondire meglio le tecniche, facciamo un po' un qualche minuto di pausa, così riprendiamo esattamente dove abbiamo lasciato, sempre con le tecniche LIDAR e interferometriche. Facciamo una decina di minuti, 10-15 minuti di pausa. Allora, riprendiamo. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato sui dati LIDAR e dati PS. Quindi il dato LIDAR ottiene un modello digitale del terreno, DTM sarebbe un Digital Terrain Model, con dei prodotti che sono il DSM First e DSM Last, quindi i dati dimensionali prima e dopo l'acquisizione, ovvero anche nel modello digitale del terreno, quindi questo sono, diciamo, è un modello digitale che poi può essere comunque utilizzato insieme a delle ortofoto e ottenere un modello 3D del territorio, dove la vegetazione può essere anche esclusa da questo modello digitale del terreno, quindi per le opere infrastrutturali. E gli edifici sono evidenziati, successivamente vedremo una serie di applicazioni del dato LIDAR che non è chiaramente solo il dissesto idrogeologico, quindi con la modellazione idraulica, vegetazionale urbana, monitoraggi di ghiacciai, dighe, l'evoluzione, il rilievo infrastrutturali, strade, linee elettriche. Perché essendo un dato molto preciso, il dato varia a seconda delle necessità, può essere acquisito a un punto al metro quadro, 4 punti al metro quadro, fino a 10 punti al metro quadro. Sulla destra vediamo quello che oggi in Italia è il 43,44% del territorio. Chiaramente non è tutto acquisito, in quanto la priorità sono state le aree critiche sempre per il dissesto e il 100% della costa con un buffer di 800, di 800 metri. I dati interferometrici, quindi la tecnica si chiama Persistent Scatter Interferometry, è in grado di fornire misure di spostamento su un insieme di punti al suolo che mantengono la loro firma radar stabile nel tempo. Quindi quello che si va a misurare è una firma radar. Poi sia del dato LIDAR che PS, quello che verrà utilizzato è un prodotto finale. Tali punti, nominati PS, sono sparsi e corrispondono solitamente a strutture, edifici, rocce esposte, terreno nudo, eccetera. Lo spostamento è misurato lungo la linea di vista del sensore. È chiaro che se ho un sensore satellitare che mi misura un oggetto, quello che può misurare è un suo allontanamento o avvicinamento secondo un asse. E chiaramente questo movimento può essere sia di subsidenza, allontanamento e avvicinamento e seguendo un algoritmo anche di spostamenti orizzontali, quindi di scivolamenti. Ad oggi sono disponibili circa 15.000 immagini HERSED Envisat, che sono i primi satelliti
che dal 1992 al 2010 hanno coperto il territorio italiano per circa 300.000 km². Il piano straordinario del 2008 ha rilevato i dati IPS, quindi un monitoraggio del terreno del territorio italiano dal 1992 al 2008, rendendoli disponibili sull'intero territorio, perché comunque la copertura satellitare è in grado di coprire tutto il territorio. Immaginiamo che il satellite si muove lungo una propria traiettoria e copre delle strisciate di 40 km, passando ripetutamente, quindi è un dato completo, quindi il territorio è al 100%. Nel 2009 fino al 2009-2010 il satellite, la costellazione dei satellite è cambiata, è migliorata, l'ASI, l'Associazione Spaziale Italiana, ha mandato in orbita Cosmo SkyMed. Vabbè, queste sono diciamo, le mappature dei satelliti ERS negli anni dal 92 al 2000, scorro velocemente, quindi Envisat, che è l'altro satellite che dal 2003 al 2010 ha acquisito dato. Quindi con l'esempio che abbiamo visto prima del risultato, e attualmente dal 2010 ad oggi Cosmo SkyMed è la costellazione che sta acquisendo dati in tutta Italia. Allora, la banda è un X-band SAR ad alta risoluzione, ha dimostrato essere molto efficace per le tecniche interferometriche, densità altissima, mentre in passato, quindi che cos'è questa densità? Il satellite, quindi questa immagine radar elaborata, ottiene dei puntini fissi sul territorio. Se questi puntini si muovono, si evidenzia, quindi più fitti sono questi puntini, ho maggiore visione del movimento del terreno e quindi di conseguenza tutto quello che è poggiato sul terreno. La costellazione è costituita da quattro satelliti e ha un passaggio di circa 16, ogni 16 giorni sullo stesso punto. Quindi, come potete vedere dall'immagine, allora, hanno delle geometrie, il satellite si muove lungo due traiettorie, ascendente e discendente. Quindi si possono avere questi due fronti, vedremo successivamente, in cui se il movimento avviene ortogonale a questa traiettoria, non è possibile leggere il dato. Questi prodotti sono disponibili come il dato leader presso il geoportale na nazionale, sono tramite un strumento WebGIS, quindi una cartografia 2D, e tutte le pubbliche amministrazioni e tutti gli utenti possono visionare i dati acquisiti ad oggi. Quindi torniamo al discorso di Inspire, il discorso delle regole europee, il dato deve essere condiviso, il dato deve essere disponibile, il metadato, quindi chi è proprietario del dato, quindi devono esserci una serie di informazioni per renderlo valido e utilizzabile. Ecco, per esempio, questo è un esempio di immagine che può essere caricata sul geoportale. E facendo l'esempio prima su Roma, questo è un esempio pratico, un caro amico stava comprando casa, sapendo il lavoro che faccio, mi ha chiesto: ma come mai costa così poco? Costa la metà questa casa? Che succede in quella zona? Allora, se una persona non lo sa, in quella zona c'era uno spostamento del terreno e le case erano inclinate. Alcune sono state abbandonate, alcune sono state ricostruite. E caricando sul geoportale nazionale i dati dell'area di interesse, quindi la cartografia di interesse con i dati IPS, con i puntini, si vede chiaramente che in quei punti il terreno si muove. È banale come cosa,
Può essere anche un paesino, su una roccia in cui l'edificio può capitare, se c'è qualche ingegnere strutturale, anche un architetto, sa bene che se c'è un abbassamento del terreno si possono creare delle crepe, dei distacchi, dei solai della struttura portante, con delle crepe visibili a occhio nudo. Questa cosa la vede anche il satellite. Quindi puntando la mappa su quel punto si vede esattamente anche in un paesino piccolino con punti ravvicinati che cosa succede in quella porzione del territorio dove può essere circoscritto anche uno o due edifici, perché se il terreno si muove, non si muove per 10 metri quadri, per 20 metri quadri, si muove per porzioni ben più grandi. Quindi sapere a monte che la causa di quel movimento è dovuto a un abbassamento del terreno, allora io non vado a intervenire sulla crepa in maniera banale, vado a intervenire sulla struttura, sulle fondazioni, è un altro l'iter da fare, quindi è un'informazione alla base di un qualunque intervento che può essere anche quello strutturale. Io dico questo perché succede che vengono fatte delle richieste di dati, perché poi il dato PS può essere trasferito al libero professionista, in cui è necessario fare uno studio strutturale di una porzione della città, di un edificio, e quindi nel momento in cui vedo che c'è un movimento, voglio anche avere la possibilità, io libero professionista, di studiare questo movimento e cosa succede, e fare anche una proposta a livello amministrativo comunale per risolvere il problema, che può essere semplicemente un problema estetico di un'alusione su un muro, o un problema ben più grave, un distacco di una parete rocciosa che può provocare ben altri danni. Ad oggi, su un dato pubblico, le superfici richieste sono state 482.000 circa chilometri quadrati su tutto il territorio. Chiaramente le autorità di bacino sono state quelle più presenti, man mano anche le altre amministrazioni più piccole fanno richiesta del dato. Ora andremo a approfondire forse una parte più interessante di questi dati interferometrici, in cui tecnologie per il monitoraggio strutturale geotecnico. Quindi, sorvolando su una parte in cui abbiamo approfondito di che stiamo parlando, di questi dati interferometrici, che cosa sono, il percorso degli anni dei satelliti, andiamo a casi pratici. Ecco, per esempio su Roma. Non so se si vedono sulla città i puntini rossi, verdi e gialli che sono presenti sugli edifici, delle macchiette rosse. Non si vede nulla. Come? Comunque nella parte sinistra, allora guardando l'immagine a sinistra, vabbè, non si vedono, però ci sono una serie di puntini rossi. Quindi allora in basso a destra c'è una scala graduata da rosso a blu. Si vede il puntatore del mouse? Ok. Qua ci sono dei puntini rossi, molto concentrati, qui anche. Questo è il Tevere, anche nella vicinanza del ponte, poi qui altri, è una zona con punti gialli. Questi che sono? Sono gli spostamenti di millimetri all'anno. Quindi chiaramente dove è rosso significa, qua è ancora più piccolo, è una quantità maggiore. Questo è quello che si può ottenere caricando dal geoportale una ortofoto, si caricano i dati satellitari e questo è un risultato che si vede. Allora, chiaramente dove c'è un puntino rosso, dove addirittura su un edificio ce ne sono posizionati 5 o 6,
si ha un movimento del terreno. Il movimento può essere in questo caso di subsidenza, subsidenza di movimento o dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, a seconda se il terreno sale o il terreno scende. Se scende è un cedimento. Qua sono segnati in rosso i punti perché hanno dei codici, quindi in verde e in giallo, qui c'è una parte di una chiesa anche, e si possono graficizzare a seconda dell'acquisizione, quindi cosa che non si vede sulla mappa, però in questo grafico sì, sono le varie acquisizioni nel tempo, quindi queste date che sono posizionate qui, ogni puntino che assolutamente non credo si leggano, sono delle date, si vede il movimento e lo spostamento in millimetri negli anni. Quindi questi sono i due punti. Chiaramente il punto PT 378 si muove più velocemente. Questa è una zona. Ecco, andando a fare delle foto per vedere che è successo, si possono andare a vedere sul posto che addirittura una parte di una chiesa, di una scala, si è proprio staccata. Quindi si vedono dei cedimenti. Allora, o sono dei terremoti che creano queste cose, oppure un movimento del terreno, se no, altrimenti questi non avrebbero motivo insomma, di avere queste fratture così evidenti. Qua mi sembra anche abbastanza evidente. La stessa cosa in altri punti, sempre la stessa tecnica, con la foto, con un riscontro effettivo su una parete, su un muro, in cortina. Quindi parliamo anche di qualche centimetro di crepe. Qui è molto evidente. Poi chiaramente si va sul posto e si misura effettivamente il danno. Ponte Matteotti è un ponte importante sul Tevere, in cui si notano degli spostamenti. Non sono spostamenti, sono spostamenti lenti negli anni, di pochi millimetri, comunque ci sono. E su strutture pesanti di travertino oppure di strutture imponenti, anche un movimento di qualche millimetro può provocare fratture nella struttura, quindi specialmente nei punti dove facilmente ci può essere un distacco, ecco, in questa maniera. Queste sono delle applicazioni che possono essere facilmente rilevate in tutta Italia. Chiaramente è un monitoraggio, perché si parla di monitoraggio, però ti indica la strada dove effettuare l'intervento. Chiaramente in questi casi su un territorio urbano che può essere Roma, chiaramente parliamo di interventi importanti, di consolidamenti importanti, però quando parliamo di singoli edifici, di ambienti un po' più piccoli, capire che delle case stanno scivolando, insomma, su internet ce ne sono tanti di filmati, di distacchi, anche repentini, non mi ricordo nel Messinese si era staccata una porzione di un paese ed era scivolato via, si era spaccato a due. Quello ormai si vede visivamente che si muoveva di un metro al giorno. Però negli anni precedenti i movimenti di qualche millimetro che poi sono diventati centimetri si avvertivano anche prima. Allora in quel caso le conseguenze sono state catastrofiche. E sono stati fatti dei casi studi dall'Università Federico II di Napoli, in cui diciamo non sono molti gli esperti che utilizzano questo dato in maniera diciamo primaria, però si stanno diffondendo delle categorie che poi parliamo di ingegneri ambientali, di ingegneri strutturali, di geologi che utilizzano questa informazione per intervenire. Oggi un geologo, un ingegnere in maniera autonoma non fa questo tipo di interventi, però vi assicuro che state vedendo anche con i vostri occhi, e se state qua un motivo c'è, che il GIS nel tempo si sta diffondendo.
cioè sta diventando dallo sconosciuto. Allora, esiste da tantissimi anni, e si studia da poco e viene applicato, e si stanno adeguando anche le leggi come approccio a uno studio del territorio. È chiaro che una pubblica amministrazione, per fare degli interventi, o è obbligato dalla legge, oppure deve andare a risolvere dei problemi esistenti. Difficilmente investe perché vede qualcosa che non va, e chiama il libero professionista esterno per fare delle attività. Si affida ai tecnici interni. I tecnici interni, qualcuno è informato, qualcuno non è informato, qualcuno sa che esiste uno strumento di monitoraggio. Però vi assicuro che è una tecnica, quindi l'utilizzo del GIS abbinato a un dato vero, è una tecnica che in futuro darà dei benefici come prevenzione e come studio, come governo del territorio. Qua sono stati fatti dei casi studio a Bologna, a Palermo e a Venezia. Allora, Cosmo Sky Med individua un'area, ora è inutile che scendo nel dettaglio sul dato radar, che cos'è, qual è il dato grezzo che viene acquisito, come viene poi successivamente elaborato per ottenere un dato fruibile alle amministrazioni, e quindi comunque gestibile dal tecnico, perché parliamo sempre di dati in cui c'è sempre un processamento a monte, dove ci sono delle società che producono il dato e che, per esempio, per i dati IPS e Telespazio, insieme a 3 TRE, che è una società che processa i dati satellitari, sono loro che lo fanno, e rendono questo dato, una volta elaborato, utilizzabile ai professionisti. Quindi abbiamo varie geometrie di dato in cui quello che può essere interessante da questo schema è il numero dei PS generati. Vediamo che Cosmo Sky Med, addirittura rispetto a Envisat, ha un numero di 451.000 acquisizioni contro i 49.000 di Envisat. Ecco, per esempio, un'area spaziale in cui, di Bologna in questo caso, dove viene analizzato il dato di Cosmo Sky Med in discendente. Queste sono dei confronti in cui c'è il dato acquisito in ascendente e in discendente insieme, e dei confronti del dato. Vedete a sinistra i puntini rossi sono molto radi. Quindi posso monitorare alcuni punti, mentre con Cosmo Sky Med la nuvola di punti analizzata è maggiore, quindi ho una quantità esorbitante di dato da poter analizzare, e quindi posso andare a vedere ogni singolo punto, che può essere un edificio, la linea ferroviaria, perché qua siamo alla stazione di Bologna. E quindi essere più preciso nello studio del dato. Chiaramente è un dato da satellite, è un dato che deve essere validato, e ci sono varie tecniche. C'è la tecnica di triangolazione, quindi sul campo si misurano effettivamente quei punti, se stanno effettivamente lì, e i punti sono naturali sempre, perché è impensabile distribuire sul territorio una sorta di, si chiama corner reflector, in cui so che esiste quel punto, il satellite punta quel corner e ottengo il risultato. Quindi vengono utilizzati punti naturali. Ecco perché negli anni il satellite acquisisce sempre più riferimenti con algoritmi sempre più dettagliati. Essendo punti naturali, anche questi devono essere validati con delle tecniche, quindi sempre col GPS, sempre tramite il GIS, sempre un operatore a terra che va a fare delle verifiche, e
È chiaro che è più facile fare delle verifiche che non andare a misurare effettivamente qualunque cosa, anzi qui addirittura è impensabile. Questo è il risultato degli elaborati che si hanno sui dati Cosmo. La stessa cosa è stata fatta su Palermo, perché chiaramente l'acquisizione viene fatta in ascending e in descending, quindi non tutto il dato è buono. Quindi a monte deve essere fatto una sorta di scrematura. Vedremo velocemente una tecnica per far ciò. Se mi date un po' di attenzione, vi spiego proprio un iter di valutazione del dato. E ve lo spiego un po' dettagliatamente perché è quello che GIA Consulting sta facendo adesso. Avendo attività legate al piano straordinario di telerilevamento, quindi il Ministero dell'Ambiente acquisisce questi dati, LIDAR per il dissesto idrogeologico e PS per il monitoraggio frane. Esiste ad oggi un catalogo in Italia per il monitoraggio delle frane, però questo si espande, una frana si può fermare, una frana può nascere oggi e ieri non c'era, insomma, è un catalogo in continua evoluzione. Che cosa facciamo noi in società? Ci saranno, chiamiamoli rilevatori, ogni regione, uno ogni regione, che a seconda di quello che viene fatto in azienda, ovvero il dato viene rilevato da satellite, si fanno delle perimetrazioni, si identificano delle frane in atto, parliamo di EPS in questo caso, la stessa cosa vale per il dato LIDAR. Vengono evidenziate delle frane, successivamente queste frane devono essere verificate, quindi ci sarà una persona che andrà sul posto a misurare effettivamente questo fenomeno, a validare il dato. Quindi successivamente a questa attività ci sarà un confronto dal dato che esisteva, dal dato nuovo da satellite, dalla validazione a terra e si creerà un nuovo catalogo che andrà a aggiornare quello precedente. Questo che significa? Che si saprà in quale punto del territorio c'è una frana in atto, di quanto si muove e cosa succede. Quindi ancora una volta c'è uno strumento che serve per governare il territorio, quindi nel momento in cui faccio una costruzione, nel momento in cui c'è un piano di prevenzione da fare, quindi la protezione civile con i suoi piani di prevenzione che adesso è obbligatorio che ogni comune debba fare. E in base a questi cataloghi aggiornati riesce a dare dei risultati evidenti. Queste sono delle differenze di dato acquisito prima con Envisat e il dato acquisito adesso. Anche dopo il terremoto dell'Aquila. Si vedono i movimenti, quindi si posiziona il satellite. Ok, c'è stato il terremoto all'Aquila. Assolutamente questa tecnica non si può prevedere perché sono veloci e il preavviso è limitato. Però successivamente sono stati fatti dei monitoraggi col satellite del movimento del terreno subito dopo. Quindi, e si vedono degli assestamenti, quindi si vedono con la falda che si muove, quello che succede, si legge da satellite la linea di rottura. Sono delle immagini simili a queste come movimenti, in cui chiaramente dove è più fitto la nuvola di punti, maggiore è il movimento del terreno. Analisi geologica applicativa, quindi le misure PS su cui è stata eseguita la validazione geologica applicativa sono relative a entrambe le geometrie di acquisizione, quindi è importante avere dati anche precedenti dal 92, perché questo serve a capire e a costruire i nuovi piani di stralcio per l'assetto idrogeologico.
Anche l'ISPRA, tramite i servizi, il portale del servizio geologico dell'ISPRA, tramite l'utilizzo di ortofoto, tramite l'utilizzo di tutti gli strati cartografici disponibili, con una nuova stratigrafia che può essere il dato leader OPS, si riesce a monitorare il terreno. Questo era quello che vi dicevo prima, la perimetrazione delle aree individuate critiche, quindi una perimetrazione delle aree critiche effettuata individuando gli areali caratterizzati dalla presenza di PS con velocità elevata. Quindi ci sarà qualcuno che, una volta acquisito il dato, andrà nell'area di interesse dove deve essere fatta la validazione, perché non viene validato il 100% del dato. Quindi si fa una perimetrazione dove c'è maggiore movimento, si individuano, in questo caso si sono individuate 20 aree definite critiche per densità e velocità, perché sono due fattori. Sono tanti punti che si muovono, quindi ogni puntino è un movimento, e dal colore, chiamiamolo così, del puntino ho la velocità. Quindi si può muovere un punto più veloce di un altro e possono essere tanti punti che si muovono insieme. Confronto tra PS ricadenti nelle aree individuate e frane censite nei PAI vigenti per evidenziare alcuni fenomeni. Tanto successivamente avrò proprio uno schema dal primo passo all'ultimo per validazione del dato. Questi sono i risultati di elaborazioni con tecniche del dato radar. A seconda del tipo di algoritmo utilizzato, posso visualizzare delle informazioni diverse. Questo viene fatto tutto tramite strumenti GIS, perché tutto quello che sto visualizzando, che ho a schermo su un computer, lo apro tutto con un sistema georeferiti, perché altrimenti non c'è altro modo. Non mi sono soffermato chiaramente sui sistemi di riferimento. Chiaramente, se io carico più strati informativi insieme, devono avere tutti lo stesso sistema di riferimento. E anche questo la direttiva Inspire ha dato delle indicazioni, perché se io ho tante cartografie, però stanno tutte in sistema di riferimento diverse, ho un lavoro da fare, perché è un lavoro da fare. Riferire tutti nello stesso sistema di riferimento. Attualmente qualcuno mi sa dire qual è il sistema di riferimento utilizzato fino adesso, oppure qual è il sistema di riferimento in cui l'Unione Europea vuole che l'Italia si adegua, che è il WCS 84, Cassini-Solder, Gauss-Boaga, ancora esistono tanti strati informativi territoriali che stanno in un altro sistema di riferimento. E il Geoporto Nazionale si è impegnato a fare anche un sistema di conversione in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare. Allora, sottolineo che questi dati, quindi questi dati LIDAR e PS, vengono validati dall'Istituto Geografico Militare. Quindi è un dato collaudato, è un dato certificato. Perché il risultato, cioè chi utilizza il dato deve sapere che il dato è buono, si usa in gergo dire il dato è buono, quindi posso fare costruire un progetto, un lavoro sopra questo dato. E che succede? Se ho necessità di, mi sembra che sia già operativo online, il sistema di conversione dei dati del sistema di riferimento tramite l'Istituto Geografico Militare. Beh, qui sono tutta una serie di informazioni per l'area rilevata e sui PAI, quindi i risultati della comparazione dei siti. Qui vado avanti perché lo vedremo come caso studio, in particolare queste stesse slide che vengono riportate come perimetrazione e validazione del dato. Ecco, il geoportale racchiude in sé tutti questi dati. Quindi ottimi risultati raggiunti dall'applicazione delle tecniche interferometriche ai dati in banda X della costellazione Cosmos SkyMed. L'accuratezza, il dettaglio e le misure consentono nuove applicazioni come l'analisi della stabilità di singoli
edifici, quindi ora parliamo a cosa serve questo dato satellitare, quindi stabilità degli edifici, infrastrutture sensibili, ponti, ferrovie, viadotti, siti di interesse storico-culturale. La più alta frequenza di acquisizione dei satelliti Cosmo SkyMed permette di ottenere in tempi rapidi un numero di immagini sufficiente per elaborare multi-immagine, risultando un fattore essenziale nell'attività di monitoraggio di caratterizzazione dei fenomeni deformativi, perché maggiori sono le acquisizioni dei punti acquisiti o maggiore accuratezza nel dettaglio. Capacità della tecnica interferometrica di fornire informazioni puntuali di spostamento e accuratezza millimetrica. Ricordiamoci che lo spostamento è di millimetri, ma strutture rigide e spostamenti di millimetri provoca rotture, chiaramente. Ora andiamo nel caso studio che accennavo prima. Validazione geologica applicativa di dati interferometrici in ambiente GIS. Allora, questo è un distretto, siamo sempre nel palermitano. Parliamo allora in questo caso di elaborazioni dati di Cosmo SkyMed, quindi in passato si è acquisito in ERS e in Envisat, oggi il satellite è Cosmo SkyMed. Quindi a seconda vediamo delle aree di acquisizione, degli zoom delle aree stesse per vedere, vabbè, anche qui ci sono dei puntini rossi in cui viene evidenziato uno spostamento che chiaramente non si vedono. Allora, l'approccio della validazione ha questo tipo di applicativo, quindi inviluppo APS con criteri geomorfologici per la selezione di dissesti da satellite. Quindi devono essere messi insieme delle aree in cui il movimento sia sensibile e per selezionare, per perimetrare quindi queste aree interessate da dissesto, perché chiaramente poi si fa uno studio anche geologico del terreno, perché chiaramente non viene fatto a caso. L'unione dei puntini o l'insieme dei puntini fa. È necessario capire cosa c'è sotto, la geologia che c'è sotto, quindi se c'è un tipo, se c'è un terreno argilloso è facile che c'è uno scivolamento, se c'è una falda è facile che c'è un cedimento, insomma c'è uno studio a monte. Quindi c'è una campagna sul posto e successivamente un confronto dei dissesti da satellite ai dissesti rilevati. Quindi deve esserci una comparazione tra quello visto sul posto effettivamente e quello da satellite. È vero che l'errore è al minimo, però deve essere quantificato anche questo spostamento per dare statisticamente un margine di errore. Che è chiaro che l'analisi può essere precisa al millimetro, però c'è sempre il margine di errore, capire il margine di errore e applicare questa regola a tutti i punti. È una validazione del dato, quindi, dopo che viene fatto questo confronto, e successivamente un aggiornamento della carta dei dissesti. Le carte dei dissesti sono i PA e gli IFFI, quindi il piano di assesto idrogeologico è il catalogo dei fenomeni franosi. Qua, vabbè, non credo si leggerà niente. Questo è uno schema a cascata di quello che succede, in cui vengono inseriti, diciamo, i dati esistenti, quindi nel catalogo frane, e i dati rilevati da satellite. Successivamente vengono messi insieme. E si cerca di fare una comparazione con un metodo di analisi inizialmente visivo e successivamente sempre con algoritmi, perché poi il dato che viene studiato inizialmente è un dato grezzo, è un dato che ha molte più informazioni di quelle necessarie, quindi il dato deve essere ripulito, perché l'immagine radar e quell'immagine come se
se fosse la vecchia schermata del televisore, quando stacchi l'antenna, il vecchio televisore col tubo catodico, quei puntini neri e grigi tutti insieme, quello può essere un'immagine radar, non si vede nulla. Però quella elaborata è un'immagine di un tempo di ritorno, perché il satellite che cosa rileva? Un tempo di ritorno dall'oggetto colpito, quindi una misurazione di tempi che graficamente viene restituito con una scala di grigi. A seconda dal bianco al nero c'è una distanza. E quindi questo dato viene elaborato, viene poi restituito più pulito, però anche una volta pulito non è leggibile. Vedo delle differenze di cromature che mi dà l'idea che sia un chiaroscuro di una montagna, ma non è così. Quindi è un dato che poi successivamente è utilizzato con strumenti che visivamente riconoscono quello che stiamo guardando, come può essere benissimo un ortofoto, riesco a individuare cosa viene colpito dal satellite, perché ricordiamo il movimento del satellite è sempre lungo una traiettoria. E quindi ci sono anche dei versanti di una montagna che magari non vengono chiaramente colpiti perché stanno perpendicolari, una facciata sta perpendicolare al raggio del satellite e l'altro versante sta in ombra. Quindi questo dà un insieme di colori chiariscuri che devono essere processati per dare una validazione del dato. Perché se no sarebbe un'informazione scorretta. Però questo è tutto un sistema di processamento in cui, come ho detto prima, sono le società che processano il dato che applicano queste tecniche. Quello che interessa a noi, quindi l'interpolazione, può essere di vario tipo. Questo non interessa né il libro professionista e non entro nel merito, anche perché sinceramente l'ho studiato, ma non essendo, diciamo, competenza né della mia società né motivo di professione, è inutile andare oltre una tecnica del genere. Però chiaramente si vede che a seconda del tipo di metodo che utilizzo graficamente ho dei risultati. Graficamente ho dei risultati in cui vedo dove c'è concentrazione di un tipo di movimento e mi viene concentrato e facilmente riesco a perimetrare. Ecco, questo può essere quello che da satellite viene perimetrato. Qui c'è una leggenda a seconda di che tipo di cedimento si è avuto, se è stato appunto un cedimento oppure uno scivolamento o qualunque altro tipo di dissesto. Il colore dal rosso al giallo, andiamo sempre come detto precedentemente, con la velocità degli spostamenti. Quindi questa è una prima mappa di quello che ho evidenziato. E quindi vado a fare una perimetrazione dei dissesti individuati da satellite. Allora, il satellite ha visto questi movimenti. Io professionista li evidenzio sulla mappa e li catalogo come perimetrazione dell'analisi appena fatta. Questo è il catalogo dell'inventario da rilevamento. Questo è quello che attualmente è la carta delle frane l'IFFI presente. Quindi ho due dati, quello rilevato da satellite e quello che attualmente esiste. Come ho detto precedentemente, il dato va validato, quindi qui ho una perimetrazione di aree che si muovevano, quindi ora magari ho interesse a capire se continuano a muoversi. Quindi c'è una sovrapposizione, torno indietro, si chiama appunto validazione del dato. Ho cliccato per tornare indietro, ma lo fa lentamente. Quindi quell'area che prima era rossa è diventata verde perché il dato è validato, ovvero quell'area si muoveva e continua a muoversi. Quindi nella mia nuova carta di validazione ho una percentuale,
ho una percentuale di validazione. Dove è verde vuol dire che il fenomeno continua a manifestarsi. Dove è rossa, era un fenomeno che prima era in movimento, col nuovo passaggio del satellite non si muove più, quindi non c'è validazione, quindi la frana è ferma. Questo è importante per poi creare una nuova carta aggiornata dei fenomeni. Questo andrebbe fatto in continuo perché le frane sono in continua evoluzione, non parliamo di anni, addirittura una frana può durare poco tempo, però è necessario monitorarla. Questo è il discorso che dicevo prima. A sinistra avete l'immagine radar, che sembrano delle montagne, no? Col chiaroscuro, però non sono montagne. Sono dei chiaroscuri derivanti dal risultato dell'angolazione in cui il satellite agisce sul territorio, cioè il dato di ritorno che ha il satellite dalla superficie. Quindi si possono avere più casi in cui ci sono anche delle zone d'ombra e vengono evidenziate col chiaroscuro. Naturalmente la zona dove c'è più bianco è zona in cui il satellite non agisce. E quindi in base a questo riesco a fare altre valutazioni. Genero, chiaramente questo lo fa tutto il software, sempre parliamo di ArcGIS, questo parliamo, tutte queste cose vengono fatte tutte tramite ArcGIS o QGIS o programmi che a seconda dello scopo hanno funzionalità diverse. E allora è bene sapere che non tutti i programmi GIS fanno la stessa cosa. Più avanti vi esporrò anche un altro programma open source come QGIS che è Aldebaran Box. Qualcuno conosce Aldebaran Box? È un software GIS gratuito, scaricabile dal Ministero dell'Ambiente, geoportale nazionale, in cui è possibile fare tutte le operazioni che, in maniera un po' diversa, che si fanno con ArcGIS. Anzi, in più, da un anno è implementato con un applicativo che si chiama Hydra 2D. Hydra 2D è un software abbinato al DB2Box in cui vengono fatte le modellazioni idrauliche. Vedremo poi anche un piccolo filmato di simulazione negli anni o nei mesi in cui se un fiume esonda, che danno provoca reale qual è l'andamento. E questo è tutto un processo di percentuale di spostamento reale da misure interferometriche. Questo è tutto un iter di valutazione, di validazione del dato PS. Quindi in Italia è Telespazio che oggi fa questa acquisizione. Naturalmente sono acquisizioni che vengono fatte o con fondi pubblici, in cui è lo Stato che investe per acquisizione del dato e quindi da essere messo a disposizione di tutte le regioni per fare un monitoraggio del territorio, perché è difficile che un privato vada a fare un monitoraggio di un'area, perché le aree sono vaste, parliamo di frame, perché sono i frame, i dati da satellite, di 40 km per 40 km è un frame, quindi è una superficie abbastanza ampia che va ben oltre la superficie comunale. Quindi il governo in questo caso del territorio è regionale, quindi sono le regioni che hanno interesse ad avere un proprio catalogo delle frane. E ad oggi sono le regioni che decidono su fondi pubblici dove andare a fare questi rilievi, sono le regioni che decidono dove vogliono anche la validazione e sono le regioni che detengono questo catalogo frane e che hanno interesse ad aggiornarlo perché è il governo del territorio. Quindi
qui parliamo di base regionale, mentre il dato leader per il dissesto idrogeologico è anche a base comunale, e l'interesse anche libero professionista per un'opera infrastrutturale può essere interessato al dato leader. Ora ne approfitto perché, allora, Geo Consulting ha sviluppato un'applicazione mobile, per adesso solo per Android, e per avere uno strumento con un GPS track. Il GPS track, se io esco a fare un rilievo in campagna, e voglio avere un dato georeferito, lo posso fare con un semplice telefonino o con, meglio, un tablet, perché la cartografia letta da smartphone è un po' più problematica perché lo schermo è piccolo, però con un tablet da 6 e 7 pollici è già fattibile. Allora, questa è un'applicazione, si chiama Magis. È scaricabile, allora l'abbiamo pubblicato questa mattina in occasione appunto di questa lezione sul sito di Gia Consulting. Si può scaricare dal sito per adesso, successivamente sarà disponibile sul Play Store e può essere scaricata e utilizzata per un progetto soltanto adesso. Non verrà distribuita a free, chiaramente, perché l'utilizzo è il seguente: un professionista che esce sul campo deve fare un progetto, una perimetrazione, delle fotografie, perché appunto le foto fanno anche parte di un rilievo, quindi parliamo di un rilievo vero e proprio a 360 gradi. Quindi è necessario di costruire dei poligoni, dei punti. Allora io mi muovo lungo una linea. Cammino lungo una strada, devo fare dei rilievi, mi fermo ogni tot punti, devo misurare, faccio la foto, tutto tramite un'applicazione può essere fatto. Questo è reso possibile perché il progetto si esporta in software GIS, perché è tutto georeferito. L'esportazione avviene come shapefile, avete sentito parlare in questi giorni dello shapefile, che è formato da un insieme di file in cui caricati su sistemi, su software, che siano QGIS e ArcGIS, io ho il mio progetto già pronto. Questa è un'applicazione che punta direttamente con la cartografia del geoportale. Facile e intuitiva, è dedicata solo a coloro necessari di effettuare un'attività a rilievo di campo. Fornisce gli strumenti per l'editing attraverso l'utilizzo di un dispositivo GPS che può essere anche esterno. Io ho un GPS Bluetooth, lo collego con un cellulare, è uno strumento molto più preciso. Segue anche il GPS track, sono funzioni che si attivano. Qua c'è anche una simulazione della creazione del progetto, quindi a schermata sono fatte molto grandi, si riuscirà a leggere. Si possono rilevare punti, linee e poligoni perché l'editing degli shapefile, di ArcGIS, di software GIS sono punti, linee e poligoni. Si utilizza il GPS interno e esterno e le mappe sono georeferite, anche le mappe quindi puntano al geoportale, foto georeferite, tracking GPS, quindi si ha un percorso. E col tracking si può anche disattivare, gestione delle schede dei progetti ed esportazione alla fine dei rilievi effettuati. Quindi può essere applicato in geologia e in archeologia, ma anche altre forme di utilizzo, protezione civile, censimento danni, perimetrazione frane, incendi, eccetera, e pianificazione. La cartografia naturalmente è una cartografia di base, perché nel momento in cui si attiva questa app si esce fuori dove il segnale GPS può essere captato e si vede esattamente nel punto in cui si trova. C'è una bussola perché chiaramente deve essere sempre presente l'orientamento della mappa, la scala in cui si sta operando. E vabbè, come ho detto prima, la cartografia di base sono le ortofoto pubblicate dal geoportale nazionale. Chiaramente, essendo deve essere anche attivo il
il traffico dati sul dispositivo, perché la cartografia si aggiorna man mano che, no, come le mappe di Google, di qualunque, con la possibilità di caricare una piccola cache anche se si va in offline con i dati, si riesce a stare comunque nella cartografia. Il GPS è autonomo dal traffico dati, quindi si può comunque operare. Quindi in questo caso si possono creare delle spezzate, dei poligoni, si hanno gli classici strumenti di disegno, è abbastanza semplice. E punti comunque ottenuti tramite il rilievo, l'acquisizione del GPS. La cosa interessante è che per ogni elemento rilevato posso aggiungere delle foto. Io vado in un punto, faccio il mio rilievo con uno strumento, sto misurando una qualunque cosa, uno strumento geofisico, sto misurando, non ha importanza cosa sto misurando, quello che devo sapere è che lo sto misurando in quel punto, con quella coordinata, e posso fare una foto in quel punto. Quindi viene tutto salvato all'interno del progetto, quindi so che la foto fatta è in quel punto. Io i rilievi che ho sempre fatto, anche in archeologia, in urbanistica, sulla mappa, devi segnare sul foglio l'angolo di vista, il punto, però è un punto su una mappa che ho cartacea. Oggi ci sono più strumenti che fanno questo, però averlo a portata di mano è fondamentale, fa guadagnare tempo per un risultato chiaramente migliore. Sono delle funzionalità, il GPS può essere disattivato. Perché si attiva il GPS esterno col Bluetooth? Si può attivare il GPS track, quindi c'è, man mano che ci si sposta, si disegna una linea che segue l'apparecchio fondamentalmente, no? Perché ci si muove con l'apparecchio in mano. Può essere attivata una griglia di punti, grande quanto voglio, una maglia, perché mi voglio costruire prima, voglio sapere che mi voglio fermare ogni 8 metri a fare il rilievo. Io mi muovo e vedo che questo puntino rosso si muove lungo questa maglia e vado a rilevare quello che la maglia è costruita, se voglio, se no, altrimenti vado a rilevare ogni punto. Chiaramente poi possono essere utilizzati anche altri strati informativi e gestiti localmente sul dispositivo. Quindi nella stessa root dove c'è il progetto posso caricare altri strati e quando sto sul campo leggere più strati informativi. Non voglio l'ortofoto, voglio lo stradario, voglio l'uso del suolo, con il Land Cover, così so che sono delle perimetrate, delle zone in cui spostandomi riesco a capire quando sto cambiando zona geologica, se sto facendo dei rilievi e dei carotaggi, piccoli carotaggi, non col macchinario fino a 10-20 metri, a seconda di dove mi sposto so in che zona geologica sono e quindi posso avere un progetto che mi fa un monitoraggio dell'attività che sto facendo in campo. Ogni singola attività di campo utilizza una scheda progetto che è possibile personalizzare mediante la definizione di un modello di progetto. Ogni singola scheda, oltre agli attributi descrittivi, è possibile associare foto e layers. Una volta terminato il rilievo, questi file vengono esportati come semplici shapefile caricati sul computer e essere letti come un progetto creato sul campo. Quindi genera degli shapefile. Ora una simulazione d'uso. Avviando il software, questa è la schermata dove c'è cartografia, progetti, la cartografia perché si possono caricare più cartografie, progetti, gestione dei modelli perché mi posso costruire anche dei modelli che ogni volta, a seconda dell'attività che faccio, vado a caricare, perché se no ogni volta devo inserire nu nuovamente una serie di dati. Quindi la gestione dei modelli. L'interfaccia è abbastanza semplice. Poi se avete modo anche a casa di collegare lo smartphone al computer, potete scaricare già da oggi questa applicazione.
È unica, non ce ne sono altre, non esistono altre applicazioni del genere. È stata creata appositamente per quel processo che vi ho detto prima, la validazione dei dati PS in tutta Italia. Quindi tutti i rilevatori d'Italia, uno per regione, andranno in campo con un tablet, questo strumento, vanno a rilevare la frana e utilizzano questo strumento per fare il rilievo. Rientrare in ufficio, scaricare i dati e riportare la validazione del dato da satellite tramite questo strumento. Quindi è stata creata apposta per questo e poi chiaramente questa è un'applicazione specifica, ma la stessa cosa vale per qualunque tipo di rilievo. Quindi la gestione del modello, quindi seleziona il modello, gestisci i modelli di progetto, se ne può creare uno nuovo. Con la descrizione, no? Col testo libero si può descrivere il tipo del progetto. Questo è caricato, per esempio, un'altra applicazione di un progetto che stiamo facendo, vi ho accennato prima, sui rifiuti, dove anche qui c'è una validazione. Vi ho accennato prima del rilievo che viene fatto da aereo, col magnetometrico e lo spettrometro per analisi radiometrica. È un dato che dà dei risultati, però chiaramente rispetto ai dati PS che sono certi, il dato deve essere validato a terra, quindi ci sono dei professionisti, dei geologi, geometri, ingegneri, perché poi l'utilizzo di una strumentazione e anche lo studio, che ne so, lo spettrometro si basa sulla chimica, lo studio degli isotopi, non è necessario che deve essere anche un ingegnere, ha fatto studi di chimica fondamentalmente. Quindi oggi sono strumenti che utilizzano i geologi, però non è detto. Nella mia squadra c'è una persona che esce sul campo che è laureata in scienze ambientali, che fa questo. Lo strumento non aveva idea di che cosa sia, ha imparato a utilizzarlo, esce sul campo e va a fare dei rilievi a validazione del dato dell'anomalia rilevata. Anche qui l'aereo cosa rileva? Dal colore blu al colore rosso delle anomalie. In base a un settaggio e a dei parametri io ottengo delle anomalie che devo andare a verificare sul campo. Questo è un esempio, tanto questo progetto che è molto molto interessante, ne parleremo se abbiamo tempo più tardi. Ora qua, nei modelli caricati abbiamo rilievo magnetometrico e rilievo radiometrico. A seconda del rilievo che sto facendo, quindi esce questa squadra con in spalla lo strumento magnetometrico e quindi vado a cliccare i parametri che ho settato per il rilievo magnetometrico. Quali sono questi parametri? Qua per esempio è inserito il tipo di strumento utilizzato. È un magnetometro GSM-19 della marca, tipo sensibile, no? Metto tutta una serie di tarature che sono legate al singolo rilievo, che è necessario che ci siano nel progetto. Quindi il rilievo parte già a monte col modello, anche una descrizione libera. E vado ad inserire anche altri attributi, altri campi, perché le applicazioni sono tante. Una volta creato il modello, torno indietro, sempre indietro, vado al progetto, descrizione dell'area in cui sto andando a intervenire, sono per esempio nella regione Campania, vado a descrivere l'area, il rilievo è magnetometrico e vado avanti. Quindi mi ritrovo in una schermata in cui posso inserire foto o layer. Foto, quindi comincio a fare delle foto del sito perché un rilievo è una campagna anche fotografica, quindi clicco su foto e comincio a scattare delle foto. Automaticamente vengono inserite in questa route georeferite nell'area di riferimento. Aggiungo dei layer in cui io ho caricato le anomalie rilevate dall'aereo, le ho caricate sul telefonino, sono dati che possono essere copiati di più supporto per il shapefile, GeoJSON, KML, sono tutta una serie, abbiamo per adesso messo quelli più diffusi, però successivamente possono essere anche ampliati. Anche i file DVG sono georeferiti su AutoCAD, c'è di Autodesk 3D Map,
è l'unione di ArcGIS con AutoCAD. Fondamentalmente sta prendendo piega questo programma. E quindi si crea questo progetto, si salva e si va avanti. Successivamente, essendo in campo, si individua il punto in cui si è presenti e si inizia a fare il rilievo. Voglio attivare il GPS, attivo il GPS, il track, attivo il track. Voglio disegnare una griglia. Voglio definire le coordinate o le posso rilevare cliccando, come quando si va sulla mappa del cellulare, si clicca posizione attuale, si posiziona su quel punto dove si è presenti, escono le coordinate in XY, longitudine e latitudine e vengono riportate graficamente anche. Quindi posso disegnare dei vertici, posso lavorare sui vertici, posso disegnare un poligono. Aggiungere ulteriori foto, salvare il progetto. Quindi beh, qui a sinistra c'è la lista delle immagini salvate che posso ogni volta anche andare a rivedere. Ora non sto a leggere perché è più facile andare a scaricare l'applicazione e a giocarci un po'. Quindi successivamente, quindi sui vertici, vabbè, qua sono le modalità in cui può essere utilizzata l'app, gli schermi degli smartphone, dei tablet sono touch, quindi si interviene sul punto, si spostano i vertici, si crea il progetto che viene esportato. Una volta che viene esportato, nella root del cellulare collegato al computer c'è una cartella con tutti i dati salvati. Caricati su un programma GIS si ottiene il risultato del rilievo. Chiaramente anche le foto caricate su ArcGIS sono georeferite, quindi se le metto su una cartografia di base, queste foto sono posizionate con un puntino esattamente nel punto in cui sono state scattate. Ma questa è un'app in cui hanno lavorato dei programmatori informatici che operano in GIS, che settimana prossima partirà anche un progetto di un plugin per QGIS, dove guardando un po' in giro anche su altre app che fanno cose del genere, l'unica app simile che fa attività di GPS track, eccetera, è un'app per la caccia. Sì, perché mettono i GPS addosso ai cani oppure vanno a fare dei percorsi, si trattano l'aria e i cacciatori hanno piacere a utilizzare questa cosa. È un'app che fa più o meno queste cose e utilizza il GPS. Sembra una banalità, però per seguire e tracciare col GPS track servono strumenti del genere. Chiaramente averlo su un telefonino è immediato rispetto ad avere un computer, una postazione per fare cose del genere. Gli impianti satellitari con GPS track, oggi si possono trovare su eBay strumenti con GPS track, si mette nel cruscotto della macchina e ti segue la macchina. Cioè, ce ne sono innumerevoli applicazioni hardware e software. Oggi avere un sistema antifurto col GPS oppure a seguire non è più ormai fantascienza, roba dei film. Il GPS è utile, però devo avere uno strumento che mi possa leggere il dato GIS, chiamiamolo così, dato GIS, perché per essere generali se è sbagliato dire così, però tutto deve essere georeferito, perché se no cosa associo? Quel puntino che si muove se non è sotto una cartografia. E quindi tutti gli antifurti satellitari, insomma, è le assicurazioni che montano gli apparecchietti col GPS nella macchina per vedere quanti chilometri fai, oppure se fai un incidente, che succede? Il GPS legge la velocità. Quindi se io ho un incidente passo da una velocità di tot chilometri orari a zero, questo viene rilevato, allora si identificano le truffe. Le assicurazioni fanno anche questo.
Ed è capitato che con questi strumenti riesci ad avere anche un premio basso, cioè sono piccole cose, però tocchi con mano quello che può fare un sistema GPS, un sistema GIS applicato alla vita di ogni giorno, quindi su vasta scala nazionale o su piccole situazioni. Quindi oggi la tecnologia ci viene dietro con tutta una serie di piccole applicazioni, oggi è alla portata di tutti. Prima era impensabile costruirsi un sistema GPS per conto proprio, non si sapeva nemmeno che cosa era. Anzi, io mi ricordo i primi telefonini venivano utilizzati come navigatori col GPS esterno. Oggi anche qualunque telefonino ha il GPS. Ok, come ho detto prima, sono situazioni social, però vi ho fatto vedere un esempio che nel mondo del lavoro l'utilizzo di un GPS interno non è soltanto social, ma può essere anche uno strumento di lavoro alla portata di tutti. E saper utilizzare queste tecniche, secondo me, oggi è importante. E, per esempio, vi racconto anche un altro utilizzo del dato LIDAR. Il dato LIDAR, questo è un progetto che è stato presentato alle forze dell'ordine, in cui il dato LIDAR serve per un'analisi, è stato utilizzato per un'analisi volumetrica dell'aria. Come ho detto prima, io posso visualizzare su un software GIS un dato, come ho detto prima, il dato LIDAR, il modello è digitale del terreno in cui ho una modellazione del terreno. Se io faccio un confronto tra due rilievi nel giro di 2-3 anni e vado a leggere il dato, ho delle differenze. Un'applicazione possono essere le discariche abusive o le cave chiuse utilizzate a deposito. No, perché le cave devono essere autorizzate, le discariche devono essere autorizzate, se sono chiuse, la discarica deve rimanere dello stesso volume, perché sennò è un reato. Quindi come si fa a monitorare quello? Quindi torna sempre il discorso del monitorare il territorio tramite strumenti a vasta scala, per poi andare a verificare se effettivamente è in quella maniera. Questo è stato fatto uno studio su un'area in cui, con un confronto di dati LIDAR, si è visto che il volume presente in quest'area, area perimetrata, è cambiato nel tempo. Questi sono due ortofoto riferite ad anni. Vediamo se riesco a ingrandire. Me l'ho chiusa forse. Ok. Vista. Visualizza panza. No, non so. Control. Vediamo. Ok. Però poi qua non zoomo. È senza mouse. Quindi abbiamo un confronto di ortofoto, questo è l'inquadramento dell'area, sono sempre in Campania come zona, quindi un ortofoto del 2006 e un ortofoto del 2011, no? Già dall'ortofoto si vede una differenza, è successo qualche cosa su quel terreno. Poi vi racconto quando parliamo dei rifiuti cosa sta facendo
lo stallo sulla Terra dei Fuochi, come vuole individuare le aree delle discariche della Terra dei Fuochi, quindi il materiale sepolto, utilizzando la metodologia solo e esclusivamente delle ortofoto. Però poi spegniamo le telecamere. Vi racconto se vi racconto cosa stanno facendo. Ecco, questo è un dato, è il dato LIDAR, che è un modello digitale del terreno in cui si vede semplicemente, magari anche togliendo la vegetazione, quello che può essere in quota il terreno. Quindi si vede come differenza tra queste due, c'è una parte scavata e una parte in crescita, in altezza. Parliamo sempre della stessa area. Anche qua, quest'area viene evidenziata dal colore, quindi dal colore più scuro, dal rosso, si vede una maggiore quota in questo caso. Quindi anche qua la lettura dal blu al rosso è una differenza di quota. Quindi in questo punto centrale è la quota è elevata. Quello che interessa in questo caso, dove è evidente il dato, è in positivo, cioè la crescita in altezza del volume. Quindi dalla variazione altimetrica si vede una differenza abissale, circa di 89.128,260 metri cubi. Poi sempre tramite strumenti GIS, perché questo viene fatto solo tramite strumenti GIS, il dato LIDAR lo posso caricare, vado a fare delle sezioni per vedere l'andamento nel tempo di questa quota. Quindi a seconda delle sezioni che c'erano prima, A, B, C, D ed F, riesco a tracciare una variazione. Che cosa ho scoperto in questa semplice applicazione? Semplice perché ho due dati, ho due ortofoto, quindi da là mi accorgo che c'è qualcosa di strano. Due rilievi LIDAR a distanza di 2 anni, vado a fare il confronto, vado a fare per differenza perché l'errore del modello digitale del terreno in quota è di 15 centimetri. Vado a leggere il dato e mi accorgo che la differenza in altezza arriva a essere di 10 metri. Quindi questo cumulo è cresciuto di 10 metri, con una media di 5 metri in tutta l'area. Questa è una discarica abusiva. Quindi vado sul posto con le forze dell'ordine e succede quello che succede, però. Cosa vuole dire questa tecnica? Che con questa metodologia io riesco a vedere che succede. Con la stessa tecnica in cui a che serve il dato LIDAR? Gli argini dei fiumi, a seconda dell'erosione e del dissesto, si ha un cambiamento. Quindi io leggo quest'argine come è cambiato, però nulla toglie che io vado a rilevare qualunque cosa. Qualunque cosa è cambiata. Un'altra applicazione, qui stiamo in Puglia, c'è il sole, i pannelli solari, l'eolico e tutto quello che riguarda l'energia solare, come vediamo che vengono in maniera barbara distribuite sui campi l'energia, i pannelli solari, però la cosa più sensata è metterla nei punti in cui dà un impatto ambientale, diciamo, diverso, che può essere il tetto dell'edificio, che è un campo, il paesaggio non viene deturpato. Per mettere dei pannelli solari c'è da fare una valutazione. Sono tanti i fattori che influiscono: l'esposizione, cosa c'è intorno, se io ho degli edifici più alti, più bassi, quante ore di sole ho, il clima. Innumerevoli parametri. Ma qual è il mio beneficio? Quanto mi costa metterlo? Ok, mi conviene, non mi conviene? Insomma, tutta una serie di che sia il privato che un'amministrazione, dove può pensare di mettere i suoi edifici pubblici, deve valutare costi-benefici. E il dato LIDAR
in cui è un modello digitale del terreno, va a evidenziare anche gli edifici. Quindi io riesco ad avere la quota, se io ho un dato dettagliato anche di 4 punti al metro quadro, io riesco ad avere la quota di tutti i tetti degli edifici. E tramite anche Gia Consulting, che adesso è in accordo con una società olandese e tedesca, per costruire un atlante per dare dei risultati immediati sui benefici dell'installazione di pannelli solari. Per dirla in maniera semplice, siamo in un paesino, in un comune, in una città, io riesco tramite un atlante ad andare sul tetto dell'edificio a sapere che tipo di struttura posso montare, quanto costa, quanta energia mi produce, in quanto tempo l'ammortizzo. Questo è un atlante in cui a livello anche comunale un sindaco può dire: ok, voglio investire 1 milione di euro a incentivare questa cosa. Quali sono i risultati? Perché poi, ok, è bello farlo, però devo sapere quanto è il beneficio. Tramite un software in cui fa un'elaborazione del genere. Il dato che utilizza è il dato leader, perché mi dà precisione della superficie. E su questi strumenti che vengono montati sugli aerei, possono essere di vario tipo, perché abbinato all'acquisizione leader possono essere montati anche strumenti fotografici, quindi le ortofoto vengono fatte con la stessa modalità. L'aereo nel suo volo acquisisce più cose. Può acquisire anche un altro dato. Fino un bel po' di anni fa sui tetti si metteva l'Eternit, ora è vietato l'Eternit, deve essere smaltito l'Eternit. Può essere fatto un censimento, ma come si fa? Cioè, uno deve andare su tutti i tetti degli edifici a vedere che succede. Tramite sempre campagne aeree può essere fatto un progetto di perimetrazione di questi interventi. Quindi il comune X vuole sapere quanti edifici hanno l'Eternit. E che fa? Manda una persona su ogni edificio e fa un censimento manuale. Fa un volo aereo di 1, 2 giorni a seconda di quant'è l'area da indagare. E da semplici ortofoto oppure dalla termografia. Perché l'Eternit scaldato restituisce una temperatura che è diversa rispetto agli altri materiali. Quindi, se io taro lo strumento a vedere la restituzione termografica dell'Eternit ai raggi solari, riesco a ogni colore dargli il materiale. Allora, il cemento mi dà questo colore, il cemento, l'Eternit mi dà quel colore, faccio un volo termografico dove mi dà il colore che identifica l'Eternit, io con un semplice clic vedo tutti i tetti dove c'è l'Eternit. È facile, cioè in 2 giorni di volo e 2 giorni di elaborazione, in 4 giorni ho visto, ho caricato i dati di una città di 100.000 abitanti. Allora, mandare una persona a vedere l'Eternit, a parte che non ti fanno entrare, quindi quindi c'è tutto un discorso di accessi, c'è tutta una. Cioè, sembra di essere lontani anni luce su alcune cose. E quindi si può intervenire. Allora, il comune, dove identifica l'Eternit, interviene miratamente, perché quello è il discorso. Quindi anche in questo caso possono essere, sono le nuove tecniche che possono essere utilizzate quindi tramite strumenti GIS. Perché prendo questi dati, li carico su un software GIS, carico l'ortofoto, carico l'immagine termografica e mi esce fuori un dato. Faccio una perimetrazione con una poligonale, ottengo quanti metri quadri di Eternit ci stanno in una superficie di 150 km quadrati e ottengo un numero. Cioè è facile, l'abusivismo edilizio. È la stessa cosa, però qui c'è sempre a monte da fare un'indagine da piattaforma aerea. Quindi
perché gli strumenti oggi che possono essere montati sugli aerei sono innumerevoli e sempre, sempre di più accurati. Oggi un ortofoto, non dico che vediamo una persona in viso, ma quasi. Lasciamo stare Google Street che si vedono le cose, ma quello è solo un utilizzo funzionale, commerciale, cioè sono aspetti diversi. L'ortofoto, che non è la foto da satellite, quello che vedete su Google dall'alto, sono foto da satellite rettificate, non è la foto reale. Le ortofoto sono ben altre, sono da piattaforma aerea e il risultato è diverso. Un tetto di un edificio, se quadrato da ortofoto aerea e quadrato da satellite, viene comunque corretto. Quindi è solo una visione estetica, ma non funzionale. Ecco perché si parla di ortofoto, quelle sono foto satellitari, sono due cose diverse. Il satellite scatta pure foto, ma le ortofoto sono apparecchiature fotografiche e montate su aerei. E le ortofoto costano. Google non pubblica ortofoto, pubblica foto satellitari, che è diverso il costo. Facciamo un'ultima pausa e poi se volete... Facciamo la spiegazione, o non lo so, io non so il tempo, oppure continuo fino alla fine e parliamo del progetto sul monitoraggio dei rifiuti che ho parlato prima. Continuo un'altra mezz'ora, va bene? Ok. Che se facciamo pausa, poi arriviamo all'1:30, come volete. Siamo in pochi, quindi la democrazia. Poi se vi posso lasciare intanto delle schede, sono schede di valutazione che mi interessano tanto quanto, però c'è il foglio in cui prendo anche il vostro nome, cognome, professione, attività attuale, perché noi siamo una società in cui facciamo anche dei lavori in Puglia, anche attualmente stiamo lavorando in Puglia, lavoriamo in Campania, Sicilia e Calabria. Quindi con attività, con strumentazione e quant'altro. Quindi io sono sempre alla ricerca di persone che vogliono lavorare con società, stiamo lavorando anche con società pugliesi. Quindi interessa a me quanto a voi capire questa informazione. Se qualcuno può aiutarmi a distribuire questi fogli, stanno arrivando da giù. Così continuiamo con l'ultima parte. Sì, lasciamo gli ultimi 10 minuti poi alla... Prima vi ho parlato di modellazione idraulica, vi faccio vedere un filmato in cui c'è una simulazione di esondazione. Vediamo se parte il video. Qua si vede a schermo man mano un fiume che esonda su un'area urbana e qual è il suo impatto all'interno di una città. Questa è una simulazione creata con algoritmi, con Hydra 2D, che è un applicativo di Adobe Box. Questo è un software open source per fare queste modellazioni. Quindi andando sul sito del Geoportale Nazionale, iscrivendosi, si può scaricare il DB2 Box, che è un potente software GIS che ha questo applicativo. C'è anche un manuale di utilizzo. È chiaro, ve lo dico già da adesso, che non è semplice utilizzarlo come tutti i programmi GIS, sono un po' hanno un meccanismo molto simile l'un l'altro, però al DB2 Box ha delle funzioni specialmente di idraulica che ArcGIS e simili QGIS non hanno. Questa è simpatica e drammatica come immagine, perché se un sindaco si vede che il fiume che gli passa attraverso si
c'è un'alluvione o un qualcosa che può succedere, e quello è il risultato della città, quello si traduce in morti e in milioni di euro di danni. Allora, un altro progetto che la Geo Consulting fa, come vi accennavo prima, è il progetto di monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate. È un progetto finanziato dall'Unione Europea, rivolto alle regioni con obiettivo convergenza. Le regioni sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. Lo scopo è quello di individuare da aereo rifiuti sepolti. Quindi possono essere due tipi di rifiuti: rifiuti ferrosi, quindi fusti sepolti che altrimenti non possono essere, se sono sepolti a qualche metro sottoterra, sì. Come? Sì. 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 Sì, rileva, chiaro. Allora, diciamo, va a rilevare, è uno strumento che rileva il ferro, ok? Quindi ha una sensibilità a seconda del mezzo che attraversa di scendere in profondità. Ora, il terreno ha un tipo di conduzione, quindi il magnetometro che spara questo segnale, so che sul terreno può arrivare fino a 20 metri. Ora, nell'acqua bisogna capire quanto è in grado di penetrare, se più o meno, e arriva finché non trova. Cioè, è possibile anche che supera i 20 metri di profondità sull'acqua. Però in acqua il sistema di rilevo è un altro, si chiama MIVIS. È sempre un altro strumento della piattaforma aerea che va a vedere il terreno, allora non sui rifiuti in questo caso, su quello che è sommerso. Questo scende anche a vedere la conformazione del terreno sott'acqua, quindi lungo il litorale, per dare continuità al terreno, quindi per rilevare quello che può essere sommerso. Ora, abbinare il rifiuto, ora il volo avviene, non avviene in acqua. Il progetto, le aree vengono perimetrate, sono sul terreno, però nulla toglie che si può anche fare a seconda delle richieste, perché ora si è innescato un meccanismo, questo è un progetto sperimentale che il Ministero dell'Ambiente ha messo in atto, finanziato dall'Unione Europea, è stato diffuso a tutte le procure d'Italia, in cui se c'è un sospetto di rifiuti sepolti, di discariche abusive sottoterra, e non si vuole andare, c'era stato pure un film, Il giudice Meschino, mi sembra, con Zingaretti, nel periodo in cui noi avevamo iniziato le attività, stava seduto su una sedia, su indicazioni di qualcuno, che c'erano dei fusti sepolti, con uno scavatore a vedere dove stava questo fusto, questi fusti. Però parliamo di un'area quanto questa stanza. Se io devo indagare chilometri e chilometri quadrati, con l'aereo lo riesco a rilevare fino a 20 metri sottoterra. La malavita ha dichiarato che possono essere anche sepolti a 40 metri sottoterra, ghiacciante come cosa. Tornando al discorso del progetto, quindi rileva questi fusti, o comunque tutto quello che è di ferroso sottoterra, oppure quello che è di radioattivo e tossico, come l'uranio impoverito, cesio, torio, tutto quello che possono essere materiali radioattivi depositati sul terreno. Nel tempo la vegetazione ha nascosto questo seppellimento e quindi viene fatto un rilievo geofisico da elicottero. Questo dato viene portato su strumenti GIS e
è un dato elaborato, perché il dato grezzo viene poi scaricato dalla strumentazione degli aerei. Funziona sempre nella stessa maniera, quindi dato acquisito e dato grezzo, estrapolato un dato elaborato e si porta su una cartografia di base. Quindi si va a monitorare quello che è su un ortofoto, su vari strati, cartografie, perimetrazioni, progetti già esistenti, si va a identificare delle anomalie. Quindi è capitato, io ho mandato i tecnici in campo a vedere dei dati dove c'erano degli impianti di irrigazione in disuso da decenni, che dall'ortofoto non si vedono perché sono talmente piccoli che non possono essere visti. E quindi si va a vedere questo dato, questa anomalia. E ogni regione viene sorvolata per circa 3.000 km quadrati. E prima che esplodesse il fenomeno della Terra dei Fuochi in Campania, il 30% della Terra dei Fuochi resta volata. Quindi tutte quelle zone dove c'erano situazioni di materiali tossici sepolti, alcuni li abbiamo identificati. E lo Stato ha individuato altre metodologie, non ha ritenuto opportuno utilizzare quelle esistenti, quindi ha fatto confronti. Come va a individuare queste discariche abusive? Fa un confronto di ortofoto dal 2000 ad oggi, più continue possibile, dove vede del terreno, dove vede degli scavi. Ipotizza che lì è stato scavato il terreno, messo del materiale e coperto. Questa è la metodologia che stanno utilizzando. Con una verifica a terra, a sua volta dispendiosa, che in cui il risultato è improbabile che corrisponda a verità, e poi le ortofoto sono a distanza di un anno, quindi devono essere fortunati pure. Questa metodologia invece da elicottero, perché è un elicottero che vola a 80 metri da terra, quindi stanno uscendo sui giornali man mano che anche in Puglia stanno volando adesso, si vede questo elicottero che passa con questo strumento appeso, è un magnetometro che va a fare questi rilievi. È chiaro che poi successivamente ci sono delle squadre che devono andare a validare il dato, e qua è la vera difficoltà, perché poi si va a scontrare con situazioni un po' anche pericolose. Quindi le squadre escono accompagnate dalle forze dell'ordine. Se io vado a misurare con uno strumento un terreno dove qualcuno ha seppellito qualcosa, insomma, non è una brava persona, magari è armato, magari mi vede e mi spara pure. Quindi è una situazione molto delicata, però si sta facendo qualcosa in merito. Questo si chiama progetto MIAPI, quindi monitoraggio delle aree inquinate, in cui si collabora con le ARPA, quindi ARPA Campania, ARPA Calabria, ARPA Puglia, ARPA Sicilia, perché sono loro che è l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, quindi sono loro che governano il territorio da questo punto di vista, discariche abusive, contaminazione delle acque, tutto quello che riguarda l'inquinamento ambientale riguarda le ARPA, quindi in collaborazione con le ARPA, perché poi viene creata una banca dati, ecco la finalità del progetto, ecco la finalità del dato GIS. Finito il progetto, cosa succede? Si avrà una banca dati in cui vengono evidenziate tutte queste aree. A terra si vanno a verificare circa 1.500 km quadrati di aree a validare. Quindi si creerà un progetto pubblico, un progetto che sarà a disposizione delle ARPA come strumento di governo del territorio. Ma questo è solo l'inizio. Perché nel momento in cui si dovrà andare ad indagare successivamente, si è aperto un mondo, si è aperta una strada. Magari questo è uno studio del software GIS, come utilizzo del dato GIS, però è legato a un'applicazione ambientale vera e propria. Le indagini sono indagini geofisiche, l'indagine geofisica è con strumentazione di. Noi conosciamo ingegneri l'indagine geotecnica,
l'indagine geologica come geologo, ma l'indagine geofisica è un'indagine più legata alla chimica del terreno, quindi con strumenti che non sono nemmeno tanto diffusi. Io sto avendo difficoltà a trovare anche personale e società anche in Puglia che fanno queste attività, che non sono diffuse. Quindi è la fase di individuazione delle aree volabili, quindi si identifica prima l'area da volare, perché qualcuno dice, ok, nella regione Puglia dobbiamo volare queste aree. Raccolta dei dati territoriali grazie anche alla collaborazione delle ARPA e degli enti locali. Rilievo geofisico d'elicottero, calibrazione dei sensori a terra, analisi svolte anche tramite software GIS mirate all'individuazione dei siti sospetti. Perché finché non vengono incriminati rimangono sospetti, non sono le forze dell'ordine, poi i carabinieri dell'ambiente a intervenire. Ci sono dei sopralluoghi preliminari e poi un sopralluogo, un documento finale in cui in una relazione vengono raccolti tutti i dati. La fase 2 è attività di verifica a terra mediante indagini geofisiche e geognostiche. Validazione dei risultati, popolamento delle banche dati e comunicazione agli organi competenti. Quindi le ARPA acquisiscono questi dati e comunicano alle forze dell'ordine cosa si è trovato. Poi le fasi successive sono varie ed eventuali, cioè se si identifica che probabilmente sotto terra ci sono dei fusti, sarà qualcun altro, sarà la Procura della Repubblica a fare un sequestro dell'area, a scavare e a procedere. Ok, quindi per iniziare questo c'è uno studio della geologia del territorio, quindi dalla geologia all'idrografia, alla litologia, al censimento delle cave pure, perché è importante andare a vedere pure appunto sulle cave che sono, diciamo, le prime a essere interessate da seppellimento o da situazioni poco chiare, delle discariche vere e proprie, perché le discariche esistono, sono autorizzate, però con lo strumento di radiometria magari la discarica può raccogliere un certo tipo di rifiuti, da aereo si vede che il rifiuto raccolto non è corrispondente a quello che effettivamente potrebbe raccogliere, quindi nella scheda creata si va ad evidenziare ciò. Quindi si va con le forze dell'ordine a dire, ok, tu stai smaltendo questo tipo di rifiuto, ma non puoi, quindi è un reato. Quindi vengono perimetrati i siti. Ecco, queste sono le Corinne Land Cover, in cui il territorio, l'uso del suolo, le infrastrutture presenti, perché su una linea ferroviaria il magnetometro o le linee elettriche le rileva tutte. Quindi bisogna scartare tutto quello che può essere una presenza autorizzata sul territorio. Quindi va fatta la mappatura delle discariche, accumuli di materiale interrato, mappatura delle sorgenti di isotopi radioattivi, individuazione dei fattori inquinati su vasta area. Ecco, questo è lo strumento, questo è l'elicottero. Se vedete un elicottero giallo con quello strumento rosso appeso a 80 metri dalla terra, perché io, essendo calabrese, ho avuto, cioè, parecchia gente mi ha chiamato sapendo del progetto, che hanno visto effettivamente questo elicottero, perché quando passa te ne accorgi, sta basso. Sono gli unici in Italia, la società Elica SRL, che ecco quello che può essere visto da terra, che fa questo tipo di indagine. E questo è il risultato, questa è una ricerca del Cesio, quindi chiaramente caricando su strumenti GIS e con la solita gradazione di colori si vede la più alta o più bassa concentrazione di materiale. Quindi chiaramente nella zona più rossa c'è più concentrazione, chiaramente questa è un'interpolazione del dato. Nel senso, lo strumento rileva per punti e poi fa un'interpolazione e ottiene delle aree. Non è detto che sia questo il punto di maggiore concentrazione, ma questa è l'area con maggiore concentrazione.
Beh, poi vengono fatti, ecco, questo è un esempio di terreno e di anomalia. Allora, lo strumento rileva questa gradazione su questo terreno, che apparentemente è un terreno di coltivazione, quindi non c'è nessun capannone, nessuna cosa strana che giustifica questa anomalia. Ecco, una sovrapposizione, questa è una semplice sovrapposizione di strati sul GIS. Quindi io vado a leggere l'anomalia su un ortofoto. Quindi la fase 3 è la valutazione dei risultati, il popolamento delle banche dati e poi si comunica ai vari enti quello che interessa. C'è una struttura che fa questo, che è il Comando Carabinieri, che ha sede centrale, Carabinieri per l'Ambiente di Napoli, che acquisisce il dato e fa poi approfondimenti dei siti di interesse. Quindi le squadre analizzano le aree e successivamente sono le stesse squadre coadiuvate, anzi supportate dai carabinieri per andare a riverificare l'area. E poi si restituisce con la banca dati e si dà agli organi di indagine. Poi qua sono tutte altre situazioni, attività complementari per le attività comunque del Comando Carabinieri, quindi altro tipo di monitoraggio, perché l'indagine ora, diciamo, la sorveglianza viene fatta tramite telecamere, tramite tutti i sistemi che esistono da sempre, ok, con tecnologie sempre più all'avanguardia, che sono necessarie, perché vuoi una telecamera lungo una linea di confine, una telecamera termica, le telecamere termiche vedono anche a 5 km se c'è una persona di notte che sta camminando su un terreno, perché il calore del corpo è generato da un dato, però questo, insomma, sono altri progetti che esulano un po' dall'attività del GIS. Questi tutti i progetti PON. Ok. Allora, se vogliamo fare qualche un po', c'era qualche domanda? Allora, inizialmente questo è un progetto sperimentale finanziato dall'Unione Europea un progetto PON Sicurezza, le quattro regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ha stanziato un finanziamento. Allora, è stato presentato un progetto, qualcuno ha scritto un progetto, ha avuto un'idea, no? Ha presentato un progetto al Ministero dell'Interno. È stato approvato, quindi con l'utilizzo dei fondi europei è stato finanziato e si è fatta una gara di appalto. Questa gara d'appalto è stata vinta dalle società che attuano questa, chi, tante società possono attuare questa tecnica. E quindi sono stati già stabiliti dei chilometri quadrati da volare, dei chilometri quadrati da validare, tutto questo iter che ho detto. Messo da parte questo, la Regione Veneto, la Regione Toscana, la Regione Puglia per altre aree può contattare queste società che fanno questi voli e richiedere un intervento. Chiaramente ha un costo, è una società che lavora per un ente, quindi si innesca un meccanismo, quindi anche noi come GIA Consulting facciamo questa attività. E abbiamo lavorato settimana scorsa con la Procura di Bari, ci hanno chiamato per un'indagine, però era puntuale, quindi è intervenuta solo la squadra a terra per verifica. Se era necessario, tramite noi e la società che fa i voli, si poteva fare il volo per tutta l'area, se era necessario, su richiesta. Questo ha un costo, sia l'indagine d'aereo che l'indagine a terra, che sicuramente è un paio di zeri inferiore a un'indagine sul campo. Eh sì, perché se io devo andare a indagare un'area che è grande quanto questo paese, questa città,
E che faccio? La buco tutta. Area, parliamo di area non urbana, perché sulle città, perché sennò dovrebbe andare. È vero che i rifiuti sono sepolti sotto gli edifici pure, però là purtroppo non, sotto le scuole, sotto, però là poi si scopre poi nel tempo. Però sui campi, prendiamo un'area come questa città, ok, c'ho sospetto che siano sepolte delle cose. Che fai? Vai a scavare ogni 10 metri con la ruspa, e quanto ti costa? Allora, ma 2 o 3 zeri? Meno invasive, e poi vado a scavare dove effettivamente vedo l'anomalia. Noi lo stiamo facendo su un territorio random, cioè non è che sappiamo che lì c'è del rifiuto, quindi è random la cosa. Però se so che in un'area ristretta c'è sicuramente qualcosa sepolto e io vado a fare un'indagine, allora intervengo in maniera più accurata. Quindi l'aereo fa più passaggi, successivamente si identifica dove c'è la maggiore concentrazione di risultato, si va sul campo, con gli stessi strumenti montati sull'aereo ci sono gli strumenti a mano. Se viene validato dallo strumento a mano, si identifica il punto e si scava in quel punto. E se c'è qualcosa sotto si rileva e si tira fuori, come andare è il lago nel pagliaio, però qualcuno ti dice guarda che là forse proprio là è il lago, no? Perché altrimenti sarebbe una cosa dispendiosa. Questo è il progetto, è la stessa identità. Questi strumenti possono essere montati su una macchina e andare in città. Quindi come Google Street gira con la macchina, con le telecamere, possono essere montati altri tipi di strumenti e fare questo tipo di indagine. E dipende dall'area, però parliamo di cifre accessibili a un comune, sì. Sì. Allora, questo progetto di un'analisi di 12.000 chilometri quadrati, 12.000 chilometri quadrati, il progetto completo sono 10 milioni di euro. Però parliamo di 12.000 chilometri quadrati, che è una cosa enorme, no? Quindi un piccolo comune può arrivare a qualche. Ma anche 50 km quadrati, fai la differenza e ottieni la somma, maggiorato un po', perché chiaramente maggiore l'acquisizione, minore il costo, perché è sempre un aereo che si alza, se va a rilevare un chilometro è una cosa, se ne rileva 10 è un'altra, no? Perché c'è il costo del carburante, dall'aeroporto, deve girare, insomma, quelli sono i costi fondamentalmente dell'aereo. Quindi l'aereo più chilometri rileva, meno il costo. La stessa cosa del dato LIDAR. Il dato LIDAR, pure quello, l'aereo si alza per rilevare tot chilometri. Se mi serve 1 chilometro lo pago una cifra esorbitante. Lo posso pagare 2.000 euro al chilometro quadrato se è 1 chilometro. Però se ne prendo già 100 di chilometri quadrati, questi 2.000 euro al chilometro mi diventano 130 euro. Quindi comincia a essere una cosa interessante. Quindi anche da uno stesso volo si possono acquisire più dati. Non il discorso del magnetometro, che quello è più delicato, perché deve essere un elicottero e non un aereo, che l'elicottero va più lento. Quindi deve avere un tempo di risposta maggiore. Qualcuno ha domande? Vuole approfondire qualcosa? Anche se all'una approfondire qualcosa e la stanchezza viene approfondita. Allora, io non. Ci sono anche altre cose sull'utilizzo dei software, ma ci vorrebbe un'altra oretta per farle, ma eviterei, quindi, perché entra troppo nello specifico. Allora io vi consiglio di andare sul sito di GeoConsulting e scaricare l'applicazione per vedere come funziona, se poi quando sarà pubblicata, prenderla, utilizzarla, tenerla come punto di riferimento. E poi anche sul sito del Geoportale Nazionale
e scaricare software come il DB Toolbox e Hydra 2D, che è abbinato al DB Toolbox come altro software open source da utilizzare, perché oggi gli altri giorni avete visto QGIS che fa alcune cose, il DB Toolbox è più idoneo anche a un utilizzo di modellazione idraulica. E quindi possono essere dei primi strumenti per lavorare, ecco. Allora, io ho concluso a questo punto. Grazie dell'attenzione. Se sono stato noioso, non lo so, magari. Però grazie a tutti voi e buon proseguimento e buon lavoro.